Buongiorno a tutti e benvenuti in Camera di Commercio per questo convegno su chiarimenti decreto CER recentemente uscito il 24 di gennaio e per le quali ci sarà anche la possibilità di fare domande e risposte e testimonianza CER dal territorio. Saranno presenti 5 CER del territorio toscano che si alterneranno sul palco nella seconda parte di questa giornata. Il mio compito è quello di portare i saluti del Presidente Bassilichi, che purtroppo non è presente in questo momento a Firenze, ha avuto un contrattempo e mi ha incaricato naturalmente di salutare e dare il benvenuto a tutti voi. Di darvi naturalmente il benvenuto a questo evento programmato da tempo e che aspettavamo da tempo, visto questo decreto che ha messo così tanto tempo a uscire, e di ricordarvi quelle che sono le attività della Camera di Commercio che si stanno portando avanti e per le quali questo evento è naturalmente un buon momento di formazione e di confronto generale. Devo purtroppo dare la notizia che tra le CER non sarà presente per scelta, per motivo particolarmente delicato, quella del comune di Bagnoaripoli, perché purtroppo il sindaco ci ha telefonato ieri, visto quello che è successo per la prematura scomparsa di Gio Barone. Il sindaco di Bagnoaripoli ha ritenuto, per questo e per tanti altri eventi che erano in programma oggi, di non intervenire. Sarà presente comunque tra noi, tra il pubblico, l'assessore, che potremo sicuramente salutare. Per quanto riguarda, dicevo, le attività della Camera di Commercio in ambito CER ed efficientamento energetico, oltre ai momenti come questo, l'evento è organizzato in collaborazione con l'azienda speciale Promo Firenze, Fondazione ISI e Dintec Union Camere. Fa parte di un roadshow che si sta svolgendo in tutta la regione, che vedrà il suo momento conclusivo a fine mese nella provincia di Pistoia. Questo naturalmente è un momento fiorentino. Accanto a questi momenti di formazione e confronto fatti anche via webinar, ricordo a tutti un ciclo di 4 seminari organizzati da Fondazione ISI, in particolare il 7, 14, 21 e 28 di marzo, quindi prossimo appuntamento domani e il 28, e comunque tutti gli eventi precedenti sono stati registrati e disponibili nella nostra pagina online della Camera di Commercio, sul chiarimento di aspetti fiscali e tributari delle CER, per cui potete seguire facilmente questi webinar iscrivendovi, passando attraverso la Camera di Commercio di Firenze e la pagina che dà chiarimenti su efficientamento energetico e transizione energetica. In più ricordo, sempre in Camera di Commercio a Firenze, a disposizione di tutti e gratuitamente uno sportello energia. Ogni martedì mattina è possibile fissare un appuntamento via Zoom con un esperto messo a disposizione dal sistema regionale, che darà chiarimenti su CER e l'efficientamento energetico per aspetti fiscali, tributari, burocratico-amministrativo, tecnici e anche sugli incentivi che esistono su questa importantissima opportunità, sia alla luce del nuovo decreto sia nelle forme locali e regionali. In ultimo, ma non di importanza, la Camera di Commercio di Firenze ha stanziato un importante plafond di 200.000 euro che è ufficialmente messo a disposizione per tutte le micro, piccole e medie imprese del territorio dal 12 di marzo e fino al 30 di aprile. È il disciplinare per la transizione energetica, quindi contributi a fondo perduto per un massimo del 70% e per un massimo di contributo di 6.000 euro per tutte le micro, piccole e medie imprese della provincia di Firenze che chiederanno o affronteranno spese per consulenza e formazione in ambito di transizione energetica. A questo punto non mi resta, dopo avervi tediato con queste particolari e le caratteristiche della giornata di oggi, e dare la parola, non mi dilungo oltre, ad Antonio Romeo, che è un po' il motore portante e il motivo anche per cui siamo qua, perché Dintec, che lui rappresenta essendo nel direttore, è il soggetto camerale nazionale che ha portato l'iniziativa di tutto questo progetto in tutte le camere italiane, quindi quelle regionali della Toscana, e sta facendo un tour infernale in tutta Italia dove sta portando la testimonianza insieme ai principali attori che promuovono la cultura delle CER sul territorio, e non solo, perché si occupa naturalmente anche di transizione digitale. Quindi la parola ad Antonio Romeo, direttore di Intec, che sarà con noi oggi sia in veste di moderatore che in veste di relatore. Prego. Grazie Carlo, buongiorno a tutti, è un piacere essere oggi qui con voi. Ringrazio gli organizzatori, Camera di Firenze, Union Camere Toscana, Fondazione ISI, Promo Firenze,
per l'evento di oggi. Allora, abbiamo ascoltato dalle parole del dottor Badiali che ci troviamo in un momento cruciale per le comunità energetiche rinnovabili o più in generale per le CACER, per queste configurazioni di autoconsumo, perché il decreto tanto atteso da parte del Ministero competente è stato pubblicato e reso poi a quel punto attuativo il 24 gennaio, il 23 di febbraio scorso sono state pubblicate dal gestore servizi energetici le regole operative. A questo punto abbiamo il quadro normativo definitivo, con qualche piccolo ulteriore aspetto di approfondimento che sarà necessario probabilmente nei prossimi giorni, ma l'8 di aprile sarà disponibile sul sito del GSE il portale con le tre sezioni che consentiranno alle comunità energetiche che nel frattempo si sono attrezzate e costituite di registrarsi per avere da un lato l'incentivo in conto capitale destinato, come sapete, ai comuni sotto i 5.000 abitanti, contributo PNRR, o per avere, la tariffa incentivante, quindi secondo portale, disponibile quindi per incentivare l'energia che viene prodotta e condivisa nell'ambito di queste comunità. E poi ci sarà un terzo portale che servirà per l'attività di validazione, cioè le CER che nel frattempo si sono costituite hanno la possibilità di farsi fare una sorta di check-up da parte del GSE, che poi, a valle del quale, sarà possibile la registrazione di tipo ufficiale. A questo punto entrerei nel vivo della mattinata e passerei la parola al dottor Simone Tartaro, che prego di raggiungere il palco. Allora, Simone Tartaro è responsabile dell'ARR, Agenzia Regionale Recupero Risorse, e con lui entreremo nel vivo dei contenuti del decreto delle CER, quali sono le conferme rispetto al precedente quadro normativo che attendavamo, quali sono le novità e quali sono i punti di attenzione. Prego. Perfetto. Dunque, io sono il responsabile dell'area energia dell'agenzia in realtà, quindi mi occupo fra le altre cose anche delle comunità energetiche. L'agenzia, giusto per una brevissima presentazione, è un'agenzia in house di Regione Toscana. L'agenzia si occupa della raccolta differenziata dei rifiuti e della sostenibilità energetica e dell'efficienza energetica. Dal marzo 2022 la Regione Toscana ci ha dato il compito di lavorare sul tema delle comunità energetiche sul territorio della Regione, di animare i territori, di accompagnare quelle amministrazioni, quelle associazioni che abbiano la necessità in qualche modo di affrontare questo tema e di provare a svilupparlo. Lo stiamo facendo un po' appunto da ormai 2 anni sostanzialmente. Abbiamo incontrato, penso, più o meno tutte le amministrazioni, direttamente o indirettamente amministrazioni regionali. Abbiamo rappresentato un po' una cartina, ma in realtà abbiamo incontrato anche tutte le province, quindi insomma abbiamo provato a fare questo percorso. È già stato detto, quindi entriamo un po' nel dettaglio, è già stato detto che siamo arrivati a quello che è il recepimento definitivo della norma. In questa slide abbiamo provato a rappresentare proprio la storia delle comunità energetiche in Italia, perché si parte ormai dal decreto mille proroghe del 2019, che poi era stato trasformato in legge nel 2020, che è sostanzialmente la prima sperimentazione di comunità energetiche in Italia, e le poco più di 30 comunità energetiche ad oggi esistenti sul nostro territorio si riferiscono ancora a questa norma. Sono tutte esperienze molto interessanti, ma tutte esperienze che hanno come trade union quella di essere piccole comunità energetiche, perché a quel tempo si poteva costituire le comunità energetiche solo intorno alla bina secondaria e con potenza installata piuttosto piccola, quindi si sta parlando di impianti da 20, 40, 50 kilowatt, capite? Quindi sono oggetti anche semplici, diciamo così, da gestire e da maneggiare. Con il decreto legge del 199, appunto, si è passati ad una geometria delle comunità energetiche diversa, quindi, come sapete, la, la, le,
la comunità energetica si costituisce intorno alla cabina primaria, quindi territorio molto più vasto, potenza massima del singolo impianto 1 megawatt, potenza installata della comunità energetica non c'è un limite, quindi si sta parlando di soggetti molto più importanti, molto più impegnativi anche da progettare, da strutturare, da gestire. Con l'approvazione dei decreti attuativi di 2 mesi fa, sostanzialmente, si è entrati a questo punto nella possibile operatività di questo decreto legge del dicembre 2021. Come veniva detto, il GSE ha emanato le regole tecniche, quindi a questo punto dall'8 aprile possiamo pensare di cominciare a realizzare le prime comunità energetiche rispetto al decreto legge 199. Ad oggi alcune cose devono essere ancora definite con certezza, forse più la parte fiscale in particolare delle comunità energetiche, ma insomma oggi possiamo partire. Il decreto legge e il successivo decreto attuativo disciplina sostanzialmente alcuni temi principali, definisce i sistemi di autoconsumo individuale a distanza, i sistemi di autoconsumo collettivo, le comunità energetiche rinnovabili e soprattutto definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi sia in conto capitale sia quelli appunto sulla parte di incentivazione in conto energetico. Quindi due sono appunto gli incentivi che vengono definiti, come dicevo, l'incentivazione in conto energetico, per cui il riconoscimento alla valorizzazione dell'energia autoconsumata virtualmente all'interno della comunità energetica, e poi i criteri per la definizione dell'incentivo in conto capitale, che è i fondi PNRR per i comuni sotto i 5.000 abitanti. Entrando nel dettaglio, per quanto riguarda la tariffa incentivante, quindi la tariffa, la TIP, il GSE eroga appunto il contributo di valorizzazione che è pari a una modulazione del contributo legato alla potenza dell'installazione degli impianti installati, quindi da 80 euro fino a 180 per impianti sotto 200 kW, fino a dai 60 ai 180 per impianti che stanno nel range fra 600 e 1 MW. In aggiunta al contributo di valorizzazione sarà riconosciuta anche il corrispettivo ARERA che nel 2020 per la valorizzazione dell'energia che non va a gravare le reti sostanzialmente. Il contributo per il 2023 era di circa 8,5 euro a megawattora, deve essere definito quello che ovviamente arriverà nel 2024. In più nel decreto, rispetto anche a quelle che erano le indicazioni del decreto legge 199, nel decreto attuativo viene definito un contributo per la minore insolazione che per la nostra zona è pari a circa 4 euro a megawattora che si aggiunge alla parte fissa che viene riconosciuta. Questo ci sono le tre fasce, Italia del sud, del centro e del nord. Viene definito alcune caratteristiche particolari, viene definito quello che è il vincolo di destinazione della TIP. Tutte le configurazioni CASHER devono destinare tutto il contributo che viene ricevuto dalla configurazione, deve destinare tutto ciò che supera il 55% del contributo o non destinarlo alle piccole e medie imprese o destinarlo comunque al sociale e al terzo settore. La cumulabilità della TIP, appunto, ci sono possono essere cumulabili con il conto capitale, con i contributi in conto capitale pari al massimo il 40%.
con una linearità di contribuzione da parte della TIP che va a diminuire in funzione di quanto aumenta il contributo a fondo perduto, per cui si parte dal massimo della TIP ricevuta laddove non ho contributi a conto, in conto capitale, e che vanno a diminuire in maniera lineare fin quando al raggiungimento del 40%. Ho un problema di vista che non riesco a leggere qui sopra, quindi devo guardare qui sopra, quindi ho un problema legato, o guardo questo o guardo quest'altro, mi sto rendendo conto di un problema notevole di cui non avevo tenuto conto. Non è cumulabile, appunto, come dicevo, altri incentivi previsti per la produzione da fonti rinnovabili. Questo vuol dire che tutti gli impianti realizzati con 110, con i vecchi conti energia, non possono essere incentivati all'interno delle configurazioni delle comunità energetiche. Non possono essere cumulati con contributi in conto capitale maggiori del 40%, e ovviamente non vengono incentivati quegli impianti che rientrano nella quota di potenza d'obbligo ai sensi della 28 del 2011, cioè quelle porzioni di energia da fonte rinnovabile deve essere installata per norma, non può essere incentivata, così prevede il decreto. Definisco velocemente quello che sono i referenti delle configurazioni, perché per poter dialogare in qualche modo con GSE deve essere definito un soggetto ovviamente che possa rappresentare la comunità energetica o comunque la CACER che andiamo ad analizzare nei confronti di GSE. Può essere una persona fisica o una persona giuridica. Per le comunità energetiche può essere svolto da la persona fisica che per statuto, atto costitutivo, rappresenta legalmente la comunità energetica. Per i gruppi d'acquisto può essere un autoconsumatore, può essere l'amministratore di condominio, laddove sia i gruppi autoconsumo collettivo, può essere l'amministratore di condominio o quantomeno il rappresentante legale del consorzio. Per l'autoconsumo a distanza sarà lo stesso autoconsumatore naturalmente a rappresentarlo. Per tutte le configurazioni può essere il referente nella configurazione un produttore terzo di un impianto di energia che mette a disposizione la propria energia per la comunità energetica. Per quanto riguarda i contributi invece del PNRR, quindi i contributi a fondo perduto, come sapete c'è questo vincolo dei comuni sotto i 5.000 abitanti, quindi possono essere questi contributi possono essere erogati solo alle comunità energetiche che nascono all'interno dei comuni sotto 5.000 abitanti. È un vincolo piuttosto pesante, insomma, che è stato anche molto discusso con il Ministero, perché effettivamente in qualche modo lascia tutte le altre comunità energetiche negli altri territori senza contributi a fondo perduto. Dopo vi farò vedere anche alcune slide su questo. Regione Toscana per questo ha deciso di utilizzare parte dei fondi europei che vengono distribuiti poi per l'efficienza energetica nei propri bandi proprio per incentivare i comuni, le comunità energetiche che nascono nei comuni sopra i 5.000 abitanti. In Toscana i contributi da PNRR per i comuni sotto 5.000 abitanti sono circa 55 milioni di euro a disposizione. Riporto le spese ammissibili, quindi dagli impianti, sistemi di accumulo, ai macchinari, alla connessione alla rete elettrica, entro il limite del 10% dell'importo ammesso anche la prefattibilità, la parte quindi di progettazione tecnica, direzione lavori e sicurezza. I requisiti degli impianti sono quelli conosciuti, quindi al massimo il singolo impianto di un megawatt, che
gli impianti devono essere realizzati dopo la costituzione del soggetto giuridico che definisce la CACER, quindi devono essere esistenti, e questo appunto riportato dal decreto va in qualche modo contro quello che è il decreto legge 199, che invece prevedeva che tutti gli impianti realizzati successivamente all'entrata in vigore del decreto potessero entrare all'interno delle configurazioni. Questo ha creato qualche problema. Il Ministero in più di una, insomma, 2 o 3 volte l'ha ribadito, ha specificato che impianti realizzati dopo il decreto legge prima della realizzazione della comunità energetica possono entrare all'interno della configurazione se in qualche modo si riesce a provare che quegli impianti sono stati realizzati per entrare in comunità energetica. Come si possa provare questo? Vabbè, questo è un rimane il dubbio, perché c'è scritto che bisogna avere in qualche modo dei carteggi che prevedono appunto, cioè diciamo che prevedano appunto l'entrata all'interno di una comunità energetica. In qualche modo conosco realtà anche in Toscana di impianti realizzati nell'ultimo anno, con effettivamente la volontà di entrare in comunità energetica, però realizzati specialmente da imprese, da imprenditori, perché ovviamente avevano necessità di realizzare gli impianti, che insomma sono in questo momento in qualche difficoltà. Per quanto riguarda i beneficiari della misura, è interessante la lettura delle FAQ del Ministero, per cui in un primo momento sembrava che il soggetto beneficiario dovesse essere il soggetto giuridico comunità energetica, quindi era il soggetto che andava a prendere il beneficio del PNRR. Invece viene specificato che sono i singoli soggetti che fanno parte della comunità energetica, e questo sicuramente semplifica di molto la gestione dell'accesso ai fondi PNRR, soprattutto poi nei rapporti interni alla comunità energetica sarebbero potuti insomma, nascere qualche problematicità di gestione. Questo giusto entrando anche un po' nella parte più tecnica della gestione della comunità energetica. Quello che noi abbiamo come dato reale è quello che in generale abbiamo una produzione da fonte rinnovabile che non viene autoconsumata sul posto, ma viene immessa in rete. Sostanzialmente questi sono i dati del fotovoltaico in Toscana, sono insomma, ormai di un anno fa, ma sono gli ultimi che siamo riusciti a trovare. Abbiamo una potenza installata piuttosto importante, ma abbiamo un autoconsumo inferiore al 50%. E come faccio sempre, faccio un passo indietro. Le comunità energetiche a livello europeo nascono per provare a dare una risposta ad un problema tecnico molto importante. Cioè il progetto del Green Deal, quindi della decarbonizzazione al 2050, prevede obbligatoriamente 2 strade: l'efficientamento dei sistemi, che siano sistemi di trasporto, di produzione, di riscaldamento, di climatizzazione degli ambienti, ma dall'altra parte di produzione di energia da fonte rinnovabile, che è quella che non emette CO2, al netto ovviamente della produzione degli impianti. La produzione da fonte rinnovabile, specialmente per fonti diciamo, più semplicemente implementabili, penso al fotovoltaico, penso anche all'eolico, è una produzione assolutamente discontinua, e quindi che non, in qualche modo non è possibile gestire contemporaneamente ai consumi. Questo porta ad un problema che è quello dello storage, appunto non mi viene, dell'accumulo, veniva in inglese, dell'accumulo dell'energia. Ad oggi non abbiamo sistemi di accumulo per grandi impianti sufficientemente che abbiano diciamo, dei rapporti costi-beneficio sufficienti da poter essere installati.
di conseguenza utilizziamo la rete di distribuzione, quindi utilizziamo in maniera non corretta una rete che è stata costituita per fare altro, per distribuire l'energia. Quindi abbiamo perdita di rete, abbiamo un problema di gestione delle centrali termoelettriche, di conseguenza abbiamo dei sovraccosti enormi. Non è un problema solo italiano, è un problema di tutti i paesi naturalmente. Per questo ecco l'idea di provare a produrre energia localmente e di consumarla, autoconsumarla localmente, in modo da non sovraccaricare le reti. È ovvio che un autoconsumo diretto inferiore al 50% crea problemi, indubbiamente. Ecco uno dei motivi per cui è necessario andare quindi a costituire le comunità energetiche. Ribadisco una cosa che ormai penso sia assolutamente assodata: realizzare una comunità energetica non vuol dire realizzare reti di distribuzione. Le reti sono quelle esistenti, perché l'energia è condivisa in maniera virtuale. Giusto per rinfrescare la memoria, quali sono le famose configurazioni, le hasher? Sono indubbiamente, abbiamo l'autoconsumo fisico, quindi l'autoconsumo diretto. Io ho un impianto sulla mia copertura, autoconsumo direttamente l'energia che ho a disposizione. Sono l'autoconsumo individuale a distanza o multipunto, molto interessante sia per le aziende sia per le amministrazioni pubbliche, laddove sotto una stessa primaria esistano più centrali di consumo. Io tipicamente un'amministrazione pubblica avrà la sede del comune, avrà le scuole, quindi avrà diversi pod a disposizione, può fare appunto un soggetto che autoconsuma individualmente l'energia, quindi da una parte produrrà energia, l'autoconsumerà direttamente, la immetterà in rete e poi l'autoconsumerà negli altri edifici a sua disposizione, e può in questo modo ricevere comunque il contributo da parte di GSE. Poi il gruppo di autoconsumo collettivo all'interno di uno stesso edificio, quindi allo stesso condominio, molto interessante, perché fino a che la norma non è entrata in vigore, un condominio poteva utilizzare energia che produceva, energia da fonte rinnovabile che produceva, solo e esclusivamente per gli spazi comuni. Quindi l'ascensore, le luci dei corridoi, niente di più. Oggi può autoconsumare, il condominio può autoconsumare virtualmente l'energia che produce e a quel punto ricevere l'incentivo. E poi appunto le comunità energetiche, quindi questi soggetti che autoconsumano, che si mettono insieme, che definiscono delle regole comuni e che mettono a disposizione la produzione di energia da una parte, mettono a disposizione i propri contatori per l'autoconsumo virtuale di questa energia e ricevono appunto un contributo da parte di GSE. Parliamo sempre e quasi esclusivamente come fonte rinnovabile del fotovoltaico, perché è quello più facilmente realizzabile un po' ovunque, al netto naturalmente dei vincoli, della vincolistica, ma tutte le fonti rinnovabili possono essere implementate all'interno di una comunità energetica naturalmente. L'ambito territoriale, l'ho già detto, lo ribadisco, è la cabina primaria. Appunto, il decreto prevede che gli impianti possono, anche questo è una cosa da ribadire, possono entrare in comunità energetica laddove vengano realizzati dopo la costituzione del soggetto giuridico della comunità energetica. Altrimenti, quello che vi dicevo prima, dobbiamo provare che quell'impianto è stato realizzato perché c'era l'intenzione di entrare all'interno di una comunità energetica. Giusto per dare anche qui una serie di dati generali, chi può entrare in una comunità energetica? Il decreto ribadisce le stesse cose che ribadiva il decreto legge, però escludendo un soggetto. Fino al decreto legge sostanzialmente tutti i soggetti, comprese le grandi imprese, potevano entrare in comunità energetica. Il decreto legge prevedeva che non potessero avere potere di controllo le grandi imprese. Con il decreto attuativo le grandi imprese vengano escluse dal partenariato. Non possono entrare in comunità energetica, e questo non è mai stato possibile, quelle aziende che fanno del loro business principale la vendita dell'energia. E questo, diciamo, possono eventualmente questi soggetti essere soggetti che
forniscono energia, ma dall'esterno, alla comunità energetica, cioè mettono a disposizione dell'energia alla comunità energetica. Appunto negli statuti il soggetto giuridico deve essere definito, quindi la comunità energetica deve definirsi come soggetto giuridico, non c'è un soggetto giuridico di per sé stesso migliore uno rispetto all'altro. Le comunità energetiche, una cosa che ricordo sempre è che devono essere in qualche modo costituite in maniera un po' sartoriale in funzione anche dei soggetti che ne vanno a far parte e dei fini che i soggetti che vanno a far parte vanno a definire. Quindi che si parli di associazione semplice, di associazione riconosciuta, di consorzio, di fondazione, vanno bene tutti, fino a che non si va a definire quello che vogliamo fare e quali sono i soggetti che ne fanno parte. Ci sono state un paio di decreti della Corte dei Conti che ha definito, ha in qualche modo escluso per alcuni soggetti, alcuni soggetti giuridici, in particolare per le amministrazioni pubbliche. Per le amministrazioni pubbliche sostanzialmente l'associazione semplice non può essere un soggetto giuridico corretto, per la semplice ragione che non ha un bilancio certificato alla fine, o il consorzio non può essere un soggetto corretto perché comunque ha scopo di lucro. Quindi ci sono, ovviamente andando poi nel dettaglio, ci sono dei soggetti che vanno meglio per altre attività. Negli statuti devono essere riportate alcune definizioni ben precise che la norma prevede, qui per esempio deve essere messo in evidenza il fatto con l'ultimo decreto del vincolo di destinazione per la FIP eccedentaria rispetto al 55%, quindi a secondo e deve essere definito come si vuol, dove si vuol mettere questa FIP eccedentaria. Il fatto che la CER deve fornire benefici ambientali, economici e sociali deve essere chiaramente riportato sullo statuto, perché sono quelle basi comuni che devono avere le comunità energetiche. Questo, vabbè, l'ho già ripetuto più di una volta, quindi evito. Una attività importante che le comunità energetiche possono svolgere, noi spesso ci focalizziamo quasi esclusivamente sulla attività di gestione dell'energia autoconsumata virtualmente all'interno della comunità energetica, ma la comunità energetica, dalla definizione che ne fa la Comunità Europea all'attuazione delle norme nazionali, prevede la possibilità di erogare ai membri della comunità energetica anche servizi ulteriori rispetto alla sola condivisione virtuale dell'energia. Quindi vuol dire poter provare a fare attività di formazione e informazione ai membri della comunità energetica. Penso anche alla necessità di insegnare a un utilizzo corretto dell'energia. Banalmente, insomma, le famiglie vanno educate, per esempio, a utilizzare gli elettrodomestici nel momento in cui ho produzione di energia e quindi magari posso massimizzare naturalmente la condivisione virtuale, ma le stesse imprese devono essere educate laddove è possibile a utilizzare in maniera corretta l'energia che gli viene, che può essere condivisa. Penso alla realizzazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici in cui laddove si consumi in certi orari e in certi momenti della giornata il membro della comunità energetica abbia magari tariffe più basse per la ricarica del proprio veicolo. Penso a un brokeraggio dell'energia per cui si può fornire anche contratti di vendita dell'energia più vantaggiosi rispetto appunto al mercato. Quindi la comunità energetica può dare servizi ulteriori rispetto alla sola condivisione dell'energia. E questo mi porta anche a ricordare uno di quelli che secondo me
è uno dei problemi principali della comunità energetica, cioè la gestione. Perché onestamente, vabbè, la parte puramente tecnica, realizzare gli impianti, ribadisco, al netto dei vincoli, non è particolarmente complessa. Ormai è un dato di fatto. La parte giuridica, tutti stiamo, quindi la definizione del soggetto giuridico, la definizione degli statuti, ormai abbiamo fatto un certo percorso in questo anno e mezzo e tutti abbiamo molta più consapevolezza di quello che andiamo a affrontare. Ora, secondo me, manca lo step successivo, cioè come andiamo a gestire poi queste comunità energetiche, laddove, ribadisco, volessimo dare servizi altri rispetto alla semplice condivisione virtuale dell'energia, perché quello sarebbe è piuttosto semplice. Alla fine arriva un montante al soggetto giuridico di energia condivisa se l'unico problema dovesse essere quello di dividere il montante tra i vari soggetti, tutto sommato è un problema di tipo puramente amministrativo e quindi si gestisce in maniera piuttosto semplice. Ovviamente richiede invece una gestione un po' più complessa, richiede anche delle competenze altre che possono essere ovviamente più complesse. Una cosa che ricordo sempre è l'attenzione al bilanciamento. Spesso ci si focalizza molto su quello, su quale possa essere la capacità produttiva della nostra comunità energetica. E quello, ovviamente, se io non riesco ad avere impianti che mi producano energia da fonte rinnovabile, naturalmente non riesco nemmeno a farla partire una comunità energetica. È altresì molto importante riuscire a capire chi mi consuma questa energia, anche se in maniera virtuale. Naturalmente gli accumuli, gli storage sono sicuramente un vantaggio laddove io ho impianti sulle coperture, perché comunque riesco a sfasare in qualche modo la produzione e il consumo, ma ho bisogno anche di avere soggetti che mi consumino questa energia. E ho bisogno soprattutto di avere soggetti che consumino in maniera che abbiano curve di consumo diverse fra loro, in modo da coprire i vari picchi di produzione. E non è così semplice. In alcune analisi che abbiamo fatto, non l'ho riportata, ma che abbiamo fatto per alcuni comuni, ci rendiamo conto anche che per piccoli impianti, specialmente laddove i comuni sono piccoli e quindi non ci sono magari imprese, di conseguenza dobbiamo far consumare l'energia dalle famiglie o da negozi, abbiamo bisogno di un numero di famiglie molto numeroso. Cioè per un impianto da 200 kW avevamo fatto una valutazione, minimo avevamo bisogno, perché l'autoconsumo diretto era al massimo un 30%, quindi mettevamo 70% di energia in rete, per arrivare a un 70% di energia autoconsumata avevamo bisogno di almeno 200-220 famiglie. E cominciano a essere tanti per piccoli comuni, insomma. Infatti, in una prima manifestazione di interesse che il comune aveva fatto, aveva raccolto 80 famiglie. E era un impianto da 200 kW, quindi insomma si sta parlando di potenze abbastanza ridotte. Quindi su questo c'è un momento da concentrarsi, da cercare di rendere queste comunità energetiche più bilanciate possibili. Naturalmente sono cose che si può fare anche nel tempo. Cioè, il consiglio che do sempre è partiamo intanto, poi se all'inizio abbiamo solo un 50% di autoconsumo virtuale va benissimo, io sono convinto che nel tempo riusciremo a saturarle e in un tempo anche abbastanza veloce, perché nel momento in cui facciamo vedere alle persone che comunque non ci sono costi, ma ci sono alla fine solo benefici, anche se a volte possono essere piccoli, ma sicuramente, appunto, poi alla fine i soggetti che consumano si trovano, però questo dobbiamo avere anche in mente anche che cosa andiamo ovviamente a realizzare. Faccio a questo punto un brevissimo, faccio un po' le veci della Regione Toscana brevemente, giusto per dare alcuni dati anche su quelli che sono i bandi della Regione, che appunto i fondi che vengono messi a disposizione da parte di Regione Toscana. Partendo da un dato che negli obiettivi per il Repower UE che abbiamo avuto in Regione Toscana, sostanzialmente noi dovremmo più che raddoppiare la potenza installata di fonti rinnovabili da qui al 2030.
capite bene, fra l'altro da qui al 2030 è domani, insomma, quindi solo per i permessi sarà una cosa piuttosto lunga, abbiamo da installare circa 3 gigawatt di potenza aggiuntiva. Quindi abbiamo degli obiettivi molto 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 importanti, indubbiamente le unità energetiche potrebbero essere una leva per andare a raggiungere, non basteranno naturalmente, ma potrebbero essere una leva per cominciare a coprire alcune un po' di questa potenza da installare. La Regione Toscana ha a disposizione e metterà a disposizione per il comparto energia le risorse che vedete in tabella, quindi dall'efficientamento energetico fino appunto degli edifici, sia degli edifici pubblici, sia delle aziende, delle imprese, sia appunto a disposizione per le comunità energetiche. È uscito per ora un solo bando, è uscito un bando un mesetto fa, che è il bando per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e l'efficientamento energetico delle RSA, per cui sono state messe a disposizione per ora una cinquantina di milioni d'euro. Questo bando è aperto fino a giugno. Da qui all'estate uscirà il bando per le comunità energetiche. La Regione Toscana metterà a disposizione 20 milioni d'euro per i comuni appunto sopra i 5.000 abitanti, quindi saranno finanziate, verrà utilizzato più o meno da quello, ancora il bando è da scrivere, da finire di scrivere, però le indicazioni che ho dai colleghi della regione è che sostanzialmente verranno utilizzate le regole di ingaggio più o meno simili a quelle del PNRR, giusto per non fare particolare confusione. Verrà la differenza è che verranno incentivate per il 40% anche le spese di progettazione, quindi direzione lavori, a differenza del PNRR che prevedeva al massimo il 10%. Contributo massimo sarà comunque il 40%, perché più del 40% altrimenti non può essere più cumulabile con gli incentivi conto energia. Una delle sicuramente dei punti nodali sarà quella che è l'indicazione che viene data dalla legge regionale del novembre 2022, cioè quella di incentivare soprattutto comunità energetiche. C'è una legge appunto votata dal Consiglio regionale che richiede di incentivare con i fondi appunto regionali soprattutto comunità energetiche che abbiano finalità di tipo sociale. Quindi ci saranno dei punteggi di premialità sicuramente a quelle comunità energetiche che avranno degli scopi e dei fini di tipo sociale. Questo perché la legge regionale prevede questo percorso. Sì, vabbè, è stata fatta anche una valutazione, si ipotizza di poter realizzare un paio di 140-150 comunità energetiche da circa 200 kilowattora l'uno. Queste sono state un po' delle valutazioni che hanno fatto gli uffici regionali. Niente, a questo punto qui io riporto anche indicativamente quelle che sono le date delle varie uscite dei vari bandi, quindi che succederanno nei prossimi mesi per l'efficientamento energetico, per la produzione da fonte rinnovabile, per le comunità energetiche, quindi i campi saranno diversi. E a questo punto vado a concludere, insomma, perché ho fatto anche questa carrellata, perché insomma so che era stato invitato anche il collega di Regione Toscana, però aveva altri impegni e di conseguenza penso sia utile anche sapere quali sono i fondi che a breve, nei prossimi mesi, Regione Toscana metterà a disposizione. Allora, grazie al dottor Tartaro, perché ci ha fatto un panorama molto ampio di che cosa sono le comunità, quali sono le novità rispetto alla precedente normativa, e poi ha focalizzato la nostra attenzione su una serie di aspetti nodali delle comunità. Allora, come è organizzata la giornata di oggi? Dopo l'intervento del dottor Tartaro c'è un breve intervento mio che fa alcune focalizzazioni
proprio sul tema, sui temi già trattati nella sua introduzione al dottor Tartaro. Quindi vi prego di raccogliere eventuali vostre domande su tutti questi aspetti, incentivi, aspetti di natura tecnica, in maniera tale che poi possiamo, subito dopo il mio intervento, dare risposta alle vostre domande. Finita questa sessione, daremo poi spazio invece ad ascoltare delle comunità energetiche che sul territorio fiorentino, sul territorio toscano, sono già nate o sono in fase proprio di costituzione. Questo per darvi diciamo una connotazione pragmatica di quali sono i problemi che le comunità stanno incontrando, quali sono le opportunità a fronte alle quali si stanno muovendo, e quindi entreremo molto nel vivo ascoltando proprio le loro testimonianze. Allora passo sul palco come relatore per questo mio intervento e nel frattempo preparate vostre domande. Eccoci. Allora, partirei proprio dalle motivazioni che pongono tanta attenzione su queste configurazioni di autoconsumo, di cui le CER sono una parte chiaramente rilevante, ma abbiamo ascoltato all'intervento del dottor Tartaro che si parla di tre diverse configurazioni. Perché c'è tanta attenzione sulle CACER, sull'autoconsumo? Questa è una prima risposta a questa domanda, perché il nostro paese ha un'autonomia energetica molto ridotta rispetto agli altri competitor europei. Abbiamo una distanza importante dagli altri competitor europei, ma direi proprio dalla media dei diversi paesi. Produciamo solo il 26,5% dell'energia che consumiamo, la media europea è del 44%. Quindi questo è sicuramente una prima esigenza. Saranno le CER a risolvere questo problema? Sicuramente no. Considerate che la potenza che si prevede di incentivare con le tariffe condivise, parlo del contributo in conto esercizio di cui si parlava prima, riguarda 5 gigawatt, ma le CER possono essere da un lato un contributo e dall'altro direi un attivatore, un catalizzatore di processi che poi sui diversi territori possono sicuramente contribuire nei prossimi anni, questo ce lo auspichiamo tutti, ad una vera transizione energetica e quindi ad una maggiore autonomia energetica del nostro paese. Quali sono ulteriori vantaggi che derivano dalla diciamo partecipazione ad una CER? Perché il nostro paese sta così puntando su questa formula di configurazione e direi anche il sistema camerale, perché come ricordava il dottor Badiali nel suo intervento introduttivo, il sistema camerale ha realizzato una serie di servizi di cui l'evento di oggi è solo parte di una serie di attività e di appuntamenti che vedono in particolare le Camere Toscane al fianco delle imprese e degli attori territoriali proprio ad affiancare questa transizione verso le CER. Perché tanta attenzione anche del sistema camerale? Qui riporto una serie di vantaggi. Intanto ci sono dei vantaggi di natura economica e su questo devo dire l'intervento che mi ha preceduto è già entrato nel vivo della materia, quindi su questo non mi dilungo. Faccio solo delle sottolineature rispetto a quanto ci diceva il dottor Tartaro che possono risultare scontate. Ma intanto aderire ad una CER vuol dire avere una diciamo risparmiare sui consumi energetici, perché di fatto utilizzo una fonte energetica rinnovabile. Vuol dire avere avere come dire ricavi dalle energie messe in rete, e questo l'avremmo anche non partecipando a una CER. Ma su tutta l'energia messa in rete che viene anche condivisa è possibile avere una tariffa incentivante che, come ci diceva il dottor Tartaro, va dai 60 ai 130 euro megawattora, dipende poi da una serie di fattori che sono stati prima sottolineati. Quindi questo è un vantaggio importante che i partecipanti alla CER oggi hanno, vantaggio economico, e che dura per i prossimi 20 anni. Quindi molti in consessi come questo dicono: bah, partecipare ad una CER, ma non vedo tutti questi vantaggi economici. Bah, devo dire, questo già mi sembra un aspetto non banale e rilevante, se poi consideriamo tutti gli altri aspetti che prima richiamavo, il risparmio, l'adesione ad una fonte energetica rinnovabile e quant'altro. Poi c'è il contributo in conto capitale, anche questo è un aspetto molto importante. Alcuni di voi appartengono direttamente ai comuni sotto i 5.000 abitanti, altri invece non si trovano in questa fattispecie, ma è possibile incentivare, proprio per quello che è stato detto prima, per una modifica intervenuta in corso d'opera, direttamente i soggetti e non la CER. Questo vuol dire che anche una CER che appartiene ad una stessa cabina primaria, che è costituita da comuni
da alcuni soggetti appartenenti ai comuni sotto i 5.000 abitanti, altri non dentro questi comuni, possono essere incentivati comunque tutti gli attori che fanno parte dei comuni sotto i 5.000 abitanti. Quindi questo vuol dire incentivare direttamente questi attori che possono vedersi finanziata una parte che va dal 10 al 40% della progettazione e della realizzazione degli impianti, quindi contributo in conto capitale. E questi sono i vantaggi economici. A questi vantaggi poi si aggiungono degli aspetti di natura ambientale e sociale non banali. Quali sono? Intanto abbiamo ricordato che il nostro paese è chiamato, insieme agli altri paesi comunitari, al rispetto, diciamo, di una normativa che deriva dal Green Deal e che prevede la riduzione significativa di quelle che sono le emissioni di gas climalteranti. Entro il 2030 dobbiamo portarlo almeno al 55% e poi neutralità carbonica entro il 2050. Questo non è solo un enunciato, questo vuol dire impegni concreti che i governi dovranno assumere nei prossimi anni per portare il nostro paese verso il raggiungimento di questi obiettivi. Vuol dire quindi anche per i sistemi produttivi sicuramente maggiori restrizioni sulle emissioni, maggiori restrizioni sui sistemi di produzione di energia. Aderire oggi ad una comunità energetica vuol dire già incanalarsi verso questa formula di produzione che è di fatto quella che poi ci porta verso il raggiungimento di obiettivi che sono previsti a livello comunitario. Si aumenta l'efficienza energetica. Perché chi partecipa alla CER, questo poi ce lo potranno confermare i rappresentanti delle CER già in fase di costituzione costituite, la prima cosa che probabilmente è stata fatta è un bilancio energetico, e cioè bisogna capire se prima ancora di individuare la potenza degli impianti da installare, se è possibile effettuare tra i diversi attori degli interventi di efficienza e di risparmio energetico, per prima contenere l'energia di cui si ha bisogno e poi dimensionare correttamente gli impianti per la produzione e la condivisione dell'energia. E così via, potrei fare un elenco molto lungo. Solo un paio di sottolineature anche sui vantaggi di natura sociale. Perché le CER nascono in modo particolarmente incentivato, secondo il PNRR, sotto i 5.000 abitanti? Perché queste rappresentano anche un volano di attivazione di alcuni territori, pensiamo ai tanti borghi, alle comunità montane, ai tanti territori che rischierebbero lo spopolamento, che rischierebbero comunque delle problematiche di gestione. La CER può essere una ottima opportunità per questi comuni, per queste realtà, per poter creare comunità. Io penso che questo sia il reale vantaggio sociale della CER, cioè quella di, soprattutto nei piccoli borghi, far nascere tante comunità che, come si diceva prima, oltre a produrre e a condividere l'energia e ottenere tariffe incentivanti e contributi in conto capitale, poi possono ragionare anche e soprattutto su quei servizi ancillari, cioè su quei servizi che possono essere di valore aggiunto per il territorio nel quale la CER viene a essere implementata. Quindi da qui penso l'importanza e l'interesse, oggi ascolteremo alcuni assessori, alcuni sindaci, proprio di territori che vedono nella CER un'opportunità rilevante. E poi tanti vantaggi sociali che però non abbiamo il tempo di sottolineare. Allora, già si diceva prima, oggi ci sono poco più di 30 CER, sono 36 le CER ad oggi registrate presso il GSE, ma perché era già possibile realizzare comunità energetiche. Alcune comunità che erano già costituite, poi erano in fase di costituzione, dovranno sicuramente un po' riadeguare il loro modello organizzativo alla luce dell'uscita del nuovo decreto, perché qui lo spartiacque ben chiaro. Nella precedente normativa le comunità energetiche potevano avere una perimetrazione molto ridotta, cabina secondaria e impianti di piccola taglia, 200 kW. Oggi invece le CER possono avere una dimensione sicuramente più ampia in termini di perimetro e chiaramente anche degli impianti fino a 1 MW. Questo vuol dire un interesse anche per consorsi, per areali produttivi, penso ai consorsi industriali, penso alle aree produttive e alla partecipazione delle aziende che prima invece vedevano nella ridotta localizzazione geografica e nella dimensione ridotta degli impianti un scarso interesse verso la partecipazione alle comunità. Allora, dove ci troviamo oggi? Dicevo, questi sono dati aggiornati a qualche mese fa, il dato italiano è aggiornato, sono 36 le configurazioni italiane come CER, ce ne sono molto di più sotto forma di autoconsumo collettivo,
Il parallelo rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea è sicuramente c'è una distanza importante con paesi, chiaramente nostri competitor come la Germania, ma anche distanze con paesi più piccoli come può essere la Danimarca e altri paesi nord europei che hanno sicuramente una diversa attenzione e cultura verso questa tematica di condivisione dell'energia. Ma diciamo che il dato positivo è che ci sono delle stime sicuramente molto lusinghiere che vengono fatte a livello nazionale dal Politecnico di Milano o dalla stessa Enea che evidenziano come le comunità ad oggi col quadro normativo definito possono rappresentare nel prossimo futuro, si stima entro il 2040, che il 45% dei soggetti europei che produrranno energia da fonti rinnovabili saranno prosumer, e cioè saranno attori di configurazioni di autoconsumo, cioè attori che potranno essere allo stesso tempo produttori e autoconsumatori di energia e potranno essere poi produttori di energia che metteranno in condivisione con altri e che quindi condivideranno. Questa è la distribuzione italiana delle CER registrate. La Toscana la guardate in colore verde molto chiaro perché le CER costituite sono ancora molto poche, ma ce ne sono diverse, sono alcune decine probabilmente, le comunità che sono in una formula più o meno organizzata di costituzione, alcune già pronte e costituite, che quindi attendono l'8 di aprile per la richiesta di qualificazione al GSE. Non è tanto interessante la distribuzione di queste 36 configurazioni, ma se guardiamo invece le configurazioni, le 126 configurazioni complessive, che come vi dicevo prima sono l'insieme delle CER, 36 CER e delle 90 gruppi di autoconsumo collettivo, la distribuzione è un pochino diversa, in Toscana ce ne sono un pochino in più. È interessante notare soprattutto alcune sottolineature. Intanto gli impianti delle CER ad oggi costituite nel 94% prevedono il fotovoltaico e nel 79% dei casi il fotovoltaico è l'unica fonte energetica della configurazione. Questo è un aspetto sicuramente di attenzione, perché è chiaro che per massimizzare anche l'incentivo e la condivisione dell'energia è fondamentale anche ricorrere ad altre fonti. Il fotovoltaico rappresenterà indubbiamente, per una serie di motivazioni, la principale fonte energetica, ma è importante anche garantire un mix energetico utile a favorire la massimizzazione dell'incentivo. Penso al microeolico, penso all'idroelettrico, il microidroelettrico che è possibile per esempio in tanti comuni di piccole dimensioni che si trovano proprio in questi comuni toscani, o la geotermia che per esempio è molto presente già in questo territorio e così via. I soggetti promotori in larga parte sono già i comuni e questo noi pensiamo che sarà la regola anche nelle altre CER, in quelle che saranno costituite dopo l'entrata in vigore delle nuove regole. Questo è molto importante ed è estremamente positiva la presenza dei comuni oggi a rapportare una testimonianza, perché rappresenteranno sicuramente i driver attorno ai quali poi creare le configurazioni. E infine le dotazioni tecnologiche. Le dotazioni tecnologiche che ad oggi nelle CER costituite sono rappresentate quasi esclusivamente dalle colonnine di ricarica, dalle batterie di accumulo, e questo sicuramente è importante anche per massimizzare la condivisione e l'incentivo. Ma pensiamo anche un domani alle CER come un attivatore di transizione digitale. La CER può dotarsi di sistemi di rilevazione di IoT, di intelligenza artificiale, che consentono ad esempio interessante sistema di scambio per favorire e massimizzare la tariffa incentivante. Pensiamo per esempio a tutti i sistemi, dalle app ai sistemi di tenuta sotto controllo di quelli che sono i sistemi incentivanti, in modo tale da consentire a ciascun partecipante di guardare costantemente qual è la situazione. Allora, quali sono i passi per la costituzione della comunità? Poi questo ce lo diranno a brevissimo le comunità oggi presenti, quindi ci diranno quali sono stati per loro i passaggi nodali. In prima battuta l'individuazione della cabina primaria. Sul sito del GSE ormai da diversi mesi è disponibile presenza di tutte le cabine primarie oggi disponibili, sono oltre 2100 le cabine primarie. Accedendo al sito del GSE, inserendo il CAP, è possibile avere la cabina primaria. Questo è importante perché chiunque volesse fare comunità energetica deve vedere se i diversi altri attori che possono far parte di questa comunità sono localizzati nell'ambito della stessa cabina primaria.
Poi ci sono due passaggi preliminari che sono, a mio avviso, fondamentali. E già gli elementi di attenzione che il dottor Tartaro ci ha messo in evidenza lo mostravano molto chiaramente già nelle slide che abbiamo visto. Il primo qual è? La verifica preliminare di fattibilità, e cioè è importante categorizzare da un punto di vista energetico i diversi attori che fanno parte della comunità. Alcuni di questi potranno essere prosumer, cioè essere al contempo produttori e consumatori di energia. Altri saranno probabilmente solo dei produttori, abbiamo sentito prima, o in alcuni altri casi le famiglie che non implementeranno dei pannelli fotovoltaici potranno essere ad esempio solamente dei consumatori che serviranno a quella comunità per favorire la condivisione dell'energia. Poi bisogna fare l'analisi dei flussi energetici, cioè bisogna capire qual è diciamo, la configurazione più ottimale. Perché se abbiamo in comunità tutti i soggetti che hanno le stesse esigenze energetiche e abbiamo per esempio come unica fonte energetica il fotovoltaico, immagino per esempio alcune imprese che si mettono insieme per fare CER e implementano sul proprio tetto del magazzino, dell'opificio, un pannello fotovoltaico. In questo caso la produzione di energia avverrà sempre nella stessa fascia oraria, chiaramente quando c'è il sole, e il consumo avverrà sempre nella stessa fascia oraria, perché si tratta di aziende manifatturiere che consumeranno presumibilmente l'energia nella fascia oraria che va dalle 9 alle 17. In questo caso la condivisione dell'energia potrà avvenire, ma sarà sicuramente minima, e quindi la partecipazione a questa configurazione probabilmente non massimizzerà l'incentivazione. Allora, che cosa conviene fare? Conviene, per esempio, come si diceva nell'esempio precedente, associare delle famiglie, associare degli esercizi commerciali, perché in questo modo famiglie, esercizi commerciali consumeranno energia prevalentemente in fasce orarie diverse rispetto all'energia, e sappiamo che qui l'incentivo è per fasce orarie, o in giorni diversi della settimana, sabato e la domenica, quando quei capannoni saranno probabilmente chiusi. Bisogna poi identificare gli spazi, calcolare l'energia condivisa e così via. Altro aspetto importante è l'individuazione del modello organizzativo. È stato prima ricordato, mi piace ora ascoltare gli interventi dei sindaci e degli assessori che ci racconteranno qual è il modello organizzativo e la forma giuridica che hanno scelto, perché possono essere diverse, e nel caso soprattutto di CER guidate da comuni abbiamo ascoltato quali sono le limitazioni e quali sono le opportunità. L'individuazione del soggetto referente, cioè di questo pivot che è il punto di riferimento della comunità con il GSE, sarà il punto di riferimento rispetto a tutti gli attori della comunità, perché ridistribuirà gli utili che saranno ottenuti nell'ambito dello scambio dell'energia, e quindi è molto importante che sia individuato in modo chiaro tra i diversi attori. Qui alcuni elementi indispensabili da prevedere nell'ambito dello statuto. Lo statuto dovrà prevedere, abbiamo ascoltato prima, una serie di regole, quindi ho sintetizzate 5 che sono previste dalla nuova normativa e che sono obbligatorie, ma di queste faccio una sottolineatura soprattutto per le imprese, una sottolineatura che non è stata fatta prima dal dottor Tartaro, e cioè diciamo la partecipazione aperta e volontaria. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire una serie di cose, vuol dire che se c'ho un fornitore di energia non è che poi domani sono obbligato a cambiarlo, posso mantenere lo stesso fornitore di energia, non dovrò cambiarlo, ma vuol dire soprattutto, se faccio parte di una comunità e sono un'impresa, la prima ritrosia che avrò è: ma se poi litighiamo, ma se poi tra qualche anno non ci troviamo d'accordo. La CER prevede la tariffa incentivante per 20 anni, devo rimanere legato in questa configurazione per 20 anni? Assolutamente no. C'è un obbligo statutario previsto dalla normativa che rende proprio l'ingresso e l'uscita dalla CER come qualcosa di diciamo volontario, e quindi il soggetto può in qualsiasi momento entrare o uscire. E poi qui una serie di successive attività fino alla costituzione della CER e alla qualificazione verso il GSE. C'è l'ultimo punto su cui faccio una sottolineatura, che è la gestione ordinaria. Questo è un aspetto importante perché è molto, diciamo, in questa fase, a nostro avviso, ne parlavo anche prima con il collega di Fondazione Easy, è molto importante che le CER inizino a costituire e a richiedere la tariffa incentivante. L'8 aprile è alle porte, tante CER sono nate sui territori, è importante che si inizino a costituire le CER, anche perché poi
la tariffa incentivante, tutte queste che abbiamo ascoltato, è fino al raggiungimento di 5 gigawatt di energia, quindi non sarà illimitata, sarà fino al raggiungimento, diciamo, di questa soglia. Allora è importante che le varie diciamo, compagini che stanno nascendo sui territori possano via via registrarsi, e non per forza in una formula definitiva, in una formula chiara ma non definitiva. È possibile poi nella gestione operativa anche immaginare una configurazione a geometria variabile, dove alcuni altri soggetti possono via via integrarsi. Gli sviluppi tecnologici che volevo fare in prima battuta e che non sono ancora riuscito a fare, con l'installazione per esempio di batterie, con l'installazione di colonnine, con dei sistemi di misurazione 4.0, li posso fare anche dopo, ma posso iniziare a partire, a far girare diciamo anche energia positiva intesa come aggregazione tra diversi soggetti, e poi successivamente favorire una gestione ordinaria. Chiudo con il ruolo delle camere di commercio. Qui riporto solo una serie di passi che il sistema camerale toscano in primis, ma a livello nazionale, stiamo realizzando. Oltre 100 eventi realizzati, qui in Toscana avete fatto addirittura i mesi e le settimane dedicate a dei momenti di focalizzazione, quindi avete sicuramente realizzato un'azione molto profonda. Desk di confronto con le imprese, use case, tavoli di progettazione territoriale. Che cosa faremo nel prossimo futuro? Sicuramente continueremo su questa linea, continueremo per i prossimi anni su questa linea, sono state già stanziate risorse come sistema camerale per favorire proprio questo. E non tanto per una decisione, diciamo, top down da parte dei vertici del sistema camerale nazionale e locale, ma direi per una richiesta che viene dal basso. E mi piace riportare questo grafico sulla destra della diapositiva, e cioè un'indagine condotta da Ipsos, dall'Istituto di Nanno Pagnoncelli, a fine del 2023, dove si chiedeva una serie di cose sul ruolo delle camere di commercio alle imprese. Una delle degli aspetti che è stato richiesto è qual è la rilevanza del ruolo delle camere di commercio per la promozione e l'implementazione delle share. Nel 68% dei casi le imprese hanno risposto che il ruolo delle camere può essere molto o abbastanza significativo, e questo quindi ci dà una responsabilità importante di continuare su questa linea. Come? Lo faremo non solo con risorse proprie del sistema camerale, ma anche insieme al Ministero. È stato varato un protocollo d'intesa, un progetto che vale sul PNRR, che vede coinvolto il MASE, il Ministero competente, con il GSE e con Union Camere, e quindi continueremo a realizzare questa azione su tutto il territorio. Grazie. Allora, riprendo la posizione e mi rimetto il cappello di moderatore. A questo punto passerei, come vi annunciavo prima, la parola a voi, quindi ascolterei prima se ci sono delle domande dal tavolo, soprattutto per la parte che poi più tecnica, che riguarda diciamo, le regole di ingaggio per la costituzione delle share e per l'ottenimento dei contributi, e direi anche per l'ultima parte, l'intervento che ha fatto il dottor Tartaro, che riguarda i sistemi di sostegno messi a disposizione e che saranno messi a disposizione al prossimo futuro dalla Regione Toscana. Questa è un'opportunità importante, quindi chi di voi volesse formulare delle domande, siamo qui ad ascoltarle. Quindi la parola a voi. Ricordo che c'è anche una diretta Facebook, quindi è importante parlare al microfono, perché ci sono, oltre alle persone in sala, anche delle persone che poi ci ascoltano da remoto. Prego. Dicevo che abbiamo detto che le aziende che hanno come business principale la produzione di energia non possono far parte delle CER, però possono fornire dall'esterno l'energia alla CER. Non mi è chiaro questo, se si fa un PPA o che tipo di contratto si fa tra i due. Così come abbiamo detto che la CER può erogare energia all'esterno, anche in questo caso cosa si fa? Si vende, cioè si fa un PPA a un soggetto che è esterno alla CER? Grazie. Allora, nel caso in cui il soggetto, appunto, che non può far parte della comunità energetica mette a disposizione i propri impianti alla comunità energetica, al soggetto giuridico comunità energetica,
e quindi mette a disposizione l'energia che viene immessa in rete tramite un contratto, un normale contratto tra un soggetto giuridico che è il soggetto comunità energetica e il soggetto venditore. Questo è un contratto di tipo normalissimo contratto di fornitura. Mentre invece il discorso che la comunità energetica può fornire energia verso l'esterno, questo forse non lo so, nel senso forse non sono stato chiaro io, la comunità energetica di per sé stesso condivide, mette in rete tutta la potenza, l'energia che viene immessa in rete, quindi che non viene autoconsumata direttamente, viene immessa in rete e può essere autoconsumata in maniera virtuale dai vari soggetti. L'energia che viene immessa in rete comunque può essere o venduta a un soggetto, a un broker, o comunque può essere, o se no appunto, remunerata dal RID, dal normalissimo RID di GSE. Queste sono scelte che la comunità energetica potrà fare, che il singolo produttore soprattutto potrà fare, e dipenderanno molto anche dalla potenza installata e quindi anche dalla capacità di immissione in rete, naturalmente, perché insomma, con piccole immissioni in rete sicuramente l'unica strada è quella del RID. Non so se era questa, forse perfetto. Bene, altre domande? Ecco, centro della sala. Sì, buongiorno. Allora, volevo sapere se l'ente giuridico con cui si compone la CER può essere fatto da soggetti pubblici e soggetti privati? Anche? Quindi un comune può fare una CER con me? Okay. Sì, assolutamente sì. Gli esempi che verranno dopo saranno di tipo esempi, misto. Infatti, ascoltando le testimonianze che tra un poco ascolterete, ci sono comuni con privati, cittadini, quindi con condomini piuttosto che con imprese. Qualche altra domanda? Prego, qui davanti. Volevo fare una domanda sull'energia condivisa. Cioè, lei ha stressato molto il fatto che bisogna cercare di far coincidere produzione e che l'energia condivisa sia il massimo possibile, e ha messo un limite del 70%, che capisco sia un limite tecnico, no? Cioè, se tu stai sul 70%, diciamo, il tuo sistema funziona. Ma il legislatore ha previsto anche lui un limite, diciamo, di energia condivisa, o teoricamente una CER potrebbe condividere anche il 10%? Faccio per fare un numero. Teoricamente potrebbe condividere anche il 10%, anche se in un primo momento in alcune bozze girate di decreto c'era un limite del 70% per l'appunto, per cui l'incentivo sarebbe calato se la condivisione dell'energia fosse stata sotto il 70%, poi è stato ritirato questa parte, anche perché c'è stato diverse osservazioni. È un limite, diciamo, tecnico-economico. Da una parte, più io riesco ad autoconsumare l'energia, consumo virtuale, più riesco a massimizzare naturalmente l'incentivo che GSE mi dà. Fra l'altro, la curva di incentivo a un certo punto si schiaccia e diventa un po' lineare, se andiamo proprio ad analizzarla, però ovviamente se tendo al 100% avrò più riuscirò a massimizzare al massimo quello che è il contributo del GSE. Quindi da una parte c'è la parte economica, quello che dicevo, e dalla parte la parte tecnica, perché vi dicevo, stare con un autoconsumo virtuale basso non mi dà risposta alla sostenibilità del sistema, anche dal punto di vista di tipo ambientale, alla fine di tipo gestionale. Quindi c'è un po'... Forse chiarezza, a me mi aveva portato un po' fuori strada un'intervista fatta al presidente GSE, che era uscita sul Sole 24 Ore un paio di settimane fa, dove sembrava che ci fosse anche un limite legislativo, cosa no. Era un po' preoccupante. No, probabilmente, però aggiungo questo, il dottor Tartaro l'ha detto nel suo intervento, ma è stato inserito un limite, ed è il limite, diciamo, del valore soglia dell'energia, che è quello del 55%, che poi si riduce al 45% nel caso c'è anche il contributo in conto capitale, ma è solo quello, però non c'è questo limite. Grazie.
Buongiorno, Piero Ranfagni dell'associazione ProShare per la promozione delle share. E una domanda: così come gli aderenti possono evolvere, dottor Tartaro l'ha sottolineato, ma anche lei, possono evolvere nel tempo, perché le share nasceranno piccole e poi si spera che accrescano. Una domanda: anche lo stato giuridico può senza difficoltà evolvere nel tempo, perché alcune share trovano, di fronte alla complessità dello stato giuridico, conveniente iniziare semplici e poi eventualmente crescere. Io sono convinto che la risposta sia positiva, senza traumi o interruzioni di erogazione del TIP e quindi di iscrizione al GSE. Grazie. Allora, se mai rispondo prima io e poi aggiungo. Allora, la risposta è sì, nel senso che lo dicevo prima, la CER secondo me la definirei un soggetto vivo che serve per la democratizzazione dell'energia, quindi parte tutto dal territorio. Il territorio può subire chiaramente delle evoluzioni nel tempo e quindi questo chiaramente poi determinerà anche un'evoluzione della forma giuridica, che potrebbe partire in un certo modo e poi, se quella cerca era nata con tre attori di una certa caratteristica, decidono poi via via di cambiare forma, è possibile avere anche la modifica della forma giuridica. Su questo penso che con il GSE sarà necessario poi, cammin facendo, attivare un contatto diretto, cosa che già è possibile oggi in fase di preverifica dei progetti e quant'altro, ma sarà necessario farlo anche cammin facendo, quando poi le share che oggi per esempio nascono come associazione non riconosciuta, poi domani possono evolvere un'altra forma giuridica più strutturata. Questo lo si capirà cammin facendo. Oppure prima si diceva che Corte dei Conti vieta alcune forme giuridiche delle CER, se una CER nasce in CER partecipata a soggetti pubblici, se una CER nasce oggi in assenza di soggetti pubblici e domani si prevede per esempio l'ingresso di un soggetto pubblico, è chiaro che lì sarebbe impossibilitato a farlo se fosse per esempio l'associazione o se fosse per esempio il consorzio, e quindi necessità di cambiare la forma giuridica. Non so se... Sì, l'argomento è quello che avete appena toccato, ovvero volevo un approfondimento su quello che aveva detto prima il dottor Tartaro, ovvero l'impossibilità, quando è presente un'amministrazione pubblica, di costituire la CER come soggetto giuridico associazione semplice? Conferma questo, eh? Sì, sì. Diciamo associazione semplice e consorzio sono... ma perché sostanzialmente ci sono state appunto delle enunciazioni di un paio di corti dei conti che in qualche modo individuano in altro i soggetti giuridici in cui possono far parte le amministrazioni pubbliche. È un problema poi proprio di appunto per quanto riguarda le associazioni semplici, per esempio di rendicontazione, cioè un'associazione semplice non ha un bilancio riconosciuto e di conseguenza c'è un problema poi di partecipazione per un'amministrazione pubblica. Quindi sì, quelle lì non sono soggetti. Quindi se c'è già, va modificato. Se è partita un'associazione semplice andrebbe. Allora, ne sono consapevole che sui territori esistono amministrazioni comunali che stanno partendo con delle associazioni semplici. Ne sono consapevole, lo abbiamo anche più volte ricordato, però sì, dovranno riguardare quello che stanno facendo, sì. La società consortile e il consorzio non sono possibili. Sì, un chiarimento. Prima accennava del 26,5% di energia per l'Italia, ma riguarda i consumi elettrici, non i consumi generali. Perfetto. Seconda domanda, forse, Simone. Sulla parte elettrica oggi non l'abbiamo premesso, però sì, stiamo ragionando solo su quello. Il concetto di transizione bisogna guardare anche, certo, i consumi globali. Assolutamente, assolutamente. Diventa un'inezia il 26%, purtroppo. Il limite dei 5 kW previsto dalla normativa è un limite legato
alla spesa, diciamo, dovuta alla tariffa premio? Sì. Oppure è una cosa, perché da cosa nasce questo limite? Perché se fosse... Ma i 5 gigawatt di generali? Sì. Perché è stato messo che una volta raggiunto all'interno delle unità energetiche i 5 gigawatt di impianti incentivati, ci si ferma, cioè non si può salire di più. Sarà rivista poi eventualmente, una volta raggiunta quella quota, eventualmente sarà rivista poi la norma. È un problema di incentivi. Il legislatore su questo ha messo due limiti proprio per un motivo, come diceva il dottor Tartaro, di incentivazione, cioè la dotazione economica. Ha posto un limite temporale che è il 31 dicembre 2027 e 5 gigawatt, proprio per questo motivo. È chiaro che poi alcuni aggiustamenti potranno avvenire anche cammin facendo. Il mio pensiero era legato al fatto che lo stesso decreto legislativo prevede lo scorporo all'interno delle bollette esistenti, l'articolo 32, per cui non andando a intaccare la tariffa premio, probabilmente perché se faccio lo scorporo non mi danno l'incentivo, potrebbe essere un limite ben facilmente superabile anche senza grandi trasformazioni. Ecco, era un pensiero trasversale. Forse, perché se ne è parlato più volte, insomma, quindi, cioè, questo è il legislatore nazionale, dovrà fare i suoi conti. Secondo me queste sono cose che fra un paio d'anni, nel momento in cui le comunità energetiche saranno partite e si staranno sviluppando, se funzionano come devono funzionare, molto probabilmente arrivo a dire anche che non ci sarà, dico una cosa grossa, mi rendo conto, ma non ci sarà più nemmeno bisogno dell'incentivo, perché se funzionano e funzionano bene, molto probabilmente le comunità energetiche potranno star su anche senza l'incentivo, quindi potrebbe essere anche deciso di... Una visione futura. È proprio quello che evidenziavo io, perché 5 gigawatt è chiaro che non possono risolvere il problema, uno dei problemi, ma è chiaro che quello rappresenta solo 3 gigawatt in Toscana, infatti. No, considerate questo, che secondo il PNIEC, almeno nell'attuale versione, ora sapete che è in fase, diciamo, di come fotovoltaico dobbiamo raggiungere gli 80 e stiamo intorno ai 36, se non mi sbaglio, quindi siamo, se guardiamo l'eolico abbiamo distanze enormi, dobbiamo arrivare a 131 gigawatt complessivi, siamo molto indietro, e quindi è chiaro che 5 gigawatt non risolvono il problema, ma rappresenteranno, si spera, almeno questo nella visione del legislatore, speriamo anche noi, l'innesco. Sì. Salve, Marco Zini dell'Università di Firenze. La mia domanda riguarda il limite alla stessa cabina primaria per far parte sostanzialmente della comunità energetica. Mi è parso di capire che nel caso di vicinanza all'ideale confine tra l'afferenza a una cabina o l'altra è possibile ottenere una deroga, avere delle eccezioni. Volevo capire se era solo una voce che avevo sentito o se ci sono delle possibilità a livello burocratico. Allora, sono voci che si sentono, va bene, questa è una cosa da interlocuzione con GSE, diciamo che quello che viene detto è: provate a presentare la configurazione laddove c'è un soggetto, due soggetti, magari specialmente il soggetto produttore che magari è fuori, perché tanto poi è quello il problema spesso, che da quell'altra parte del confine c'è un soggetto produttore che sarebbe necessario per la configurazione, si può vedere come se si può aggiustare la cosa, anche perché i limiti non sono limiti naturalmente fisici, sono limiti studiati a tavolino. Per cui non certo. È detto che effettivamente la cabina primaria copra per davvero. Questo è un problema reale, però d'altra parte delle aree andavano individuate proprio per quello che dicevamo prima, che certo. Dovevamo consumare l'energia localmente, non per niente era stata definita la secondaria, perché era ancora più piccola e lì allora proprio. Però questa è un'interlocuzione diretta con quel tipo di configurazione, ecco. Con GSE, l'unico modo è questo qui. Sono soluzioni per i casi specifici, sono non casi c'è una specifici, procedura. No, non esiste procedure. Ho capito, grazie. Buongiorno. Volevo fare una domanda molto specifica riguardante gli impianti che sono stati di fatto realizzati in questo periodo e è finito nel baratro ora, perché cioè, che cosa vuol dire dimostrare che quell'impianto era stato
realizzato e messo in esercizio ai fini di entrare una share, quando ancora si aspettava tutta una serie di cose relative alla share e comunque le share non erano costituite, no? Ma voglio dire, per questi impianti, comunque secondo me ce n'è qualcuno di questi impianti, ma sarà ipotizzabile poter utilizzare norme transitorie? A volte cioè sapete qualcosa in più? Perché poi c'è questa cosa, almeno leggendo un po' la guida, di date certe, firme certificate, cioè questi rimangano fuori tutti. Cioè, qual è il vostro sentimento? Risposta. Lo so che non è una risposta, se ne sapete un po' di più. Condividiamo il suo. Quindi rimangono fuori. Sono, da quello che sappiamo, sono una cinquantina di megawatt di potenza installata in questo periodo, e con appunto la volontà di andare in configurazione di comunità energetica. Sono d'accordo che sia stato... Perché è stato fatto questo? Non mi so dare del tutto una risposta. Possono entrare solo con impianti già preesistenti, quindi non con il 30%. Con il 30%. Grazie. Una domanda per quanto riguarda la fornitura dei servizi delle CER, ma qualora nella CER non ci sia un ente pubblico, quindi che sia esclusivamente tra privati, questa fornitura di servizi deve essere rivolta comunque sia al pubblico come CER, oppure uno dei privati che compone la CER che offre questo tipo di servizi? No, deve essere, è la comunità energetica come soggetto giuridico che decide di fornire ai propri associati dei servizi, quindi ai propri associati. Di conseguenza si organizzerà per appunto offrire questi servizi direttamente. Può essere un soggetto interno alla comunità energetica che questi servizi può erogarli, perché non lo so, appunto parlavamo di formazione, ma possiamo parlare anche di domotica, gestione remota, della gestione dell'energia. Questo potrebbe esserci un'impresa in grado anche all'interno della comunità energetica di erogarli, come se no il soggetto giuridico l'associazione, la fondazione va a rivolgersi sul mercato e trova un soggetto che possa poi erogare questi servizi. E questo, laddove fosse un soggetto partecipante, potrebbe essere un ulteriore incentivo a far partecipare questo soggetto, per esempio un fornitore di sistemi informatici per creare informazioni chiare su quella che è l'energia scambiata, potrebbe poi a quel punto essere incentivato a entrare nella CER proprio per questo motivo, per esempio. Quindi mi sembra non ci siano più altre domande, allora a questo punto grazie. Ringrazio il dottor Tartaro, so che tra un po' poi lui ci ascolterà, ma dovrà poi lasciarci che c'è una riunione in Regione Toscana. Allora, a questo punto chiederei invece alle 5 configurazioni di CER, sindaci e assessori qui presenti in prima fila, di essere qui con me sul palco. Prego. Arrivederci. Allora. Buongiorno. Prego. Dove vuole? Anzi, faccio così, mi sposto io e così. Così state tutti voi di qua e io mi metto di qua. Prego. Allora, ora ascolteremo, come vi dicevo prima, dopo questa parte introduttiva, il dibattito con voi, entreremo nel vivo di alcune configurazioni. Penso che questa sia la parte, diciamo, più interessante, perché vengono fuori dai racconti che ci fanno di solito le comunità che sono già nate, costituite o che sono in fase di costituzione, quelle che sono anche le principali problematiche che hanno dovuto affrontare e soprattutto poi come le hanno risolte. Quindi ci sono rappresentanti di comuni, ci possono dire qual è per esempio la forma giuridica che è stata scelta, questa è stata una domanda che è stata realizzata prima, ci possono dire per esempio qual è il modello organizzativo che è stato messo in campo. Allora
Io partirei nell'ordine che mi è stato conferito, intanto ringrazio tutti i partecipanti, partirei proprio da Firenze. Abbiamo con noi, per la prima volta e il piacere di ascoltare, l'assessore Andrea Giorgio, assessore all'ambiente e alla transizione ecologica di Firenze, quartieri 4 e 5. C'è una CER in fase di costituzione. Passo la parola all'assessore Giorgio. Prego. Grazie a voi. Prima che inizi, io vi chiederei di contenere una decina di minuti massimo i vostri interventi, in modo poi da dare possibilità a un ulteriore dibattito col pubblico, se possibile. Prego. Provo a fare anche meno, anche perché a mezzogiorno devo salutarvi. Ci tenevo a esserci anche perché la Camera di Commercio di Firenze è stata al nostro fianco nel processo di costruzione della comunità energetica. Ci siamo visti qui qualche mese fa quando l'abbiamo lanciata e abbiamo avuto modo di organizzare, per quello che diceva prima il dottor Tartaro, la partecipazione delle imprese alla nostra comunità energetica con l'obiettivo della diversificazione dei consumi. Abbiamo organizzato un evento aperto dove sono state convocate grazie a una lettera e ne abbiamo, siamo riusciti a coinvolgerne diverse. Come nasce e come si è evoluta e a che punto stiamo, per fare una veloce carrellata? Noi abbiamo scelto, anche dopo una discussione con l'assessora Monni, di candidarci, essendo la città capoluogo di regione, a essere tra le prime a realizzare le CER quando ancora eravamo in quella fase lunghissima, tipo aspettando Godot, in cui aspettavamo i decreti attuativi, mentre in giro per l'Europa le comunità energetiche diventavano migliaia, perché stiamo parlando di una cosa che non è che sia così sperimentale, cioè a giro è diffusissima e si contano non sulle dita di una mano come da noi, ma servono dei calcolatori. E abbiamo deciso di farlo investendoci come comune tempo, risorse, qui ci sono anche alcune delle persone che hanno seguito per conto della nostra amministrazione questo processo, che ringrazio. Abbiamo deciso di farlo perché nella nostra città abbiamo una straordinaria risorsa, uno straordinario patrimonio, che è quello storico, artistico e culturale, che però troppo a lungo è diventato un ostacolo nel gestire in maniera ordinata una transizione ecologica che bisogna che sia efficace. Cioè abbiamo voluto provare a dimostrare alle fiorentine e fiorentini che la frustrazione accumulata in 30 anni di vincoli surreali e no da parte di chi doveva garantire la preservazione del patrimonio e del paesaggio erano superabili, che sono superabili e che tutto questo è fattibile. Perché mi è stato evidente quando abbiamo cominciato a fare degli incontri con le associazioni del territorio, nei circoli, in giro per la città, quanta frustrazione si fosse accumulata nel tempo, no? Di chi magari come avanguardia 15 anni fa aveva provato a montarsi dei pannelli sopra il tetto di casa e si è sentito ribaltare 4 o 5 volte i progetti, delle imprese che avevano cercato di fare lo stesso e siccome qualcosa si vedeva dalla collina di Fiesole si rischiava con la rifrazione di accecare quello che guardava in quel momento preciso del giorno, perché poi il riflesso si muove, tantissime persone erano state frustrate. L'idea di dimostrare che attraverso il pubblico si potesse fare questo ci sembrava importante, come l'idea di dimostrare che il pubblico potesse far funzionare una comunità energetica ci sembrava utile a diffondere le comunità energetiche. A tutti quelli che oggi ci dicono avete deciso di farle nel quartiere 4 e 5, in una parte del quartiere 4 e 5, perché non nel quartiere 2, perché non nel quartiere 1, perché non nel quartiere 3, gli rispondiamo che abbiamo scelto quei quartieri perché sono i quartieri popolari della città, sono quartieri con una mixité di attività domestiche e produttive che ci permette di poterlo fare, ma abbiamo deciso di partire da lì con l'idea che poi ne partano tante altre e lo stanno già partendo le discussioni in giro per la città. Abbiamo avuto un affiancamento da parte di Sinloc, che è una società di consulenza che ci è stata fornita dalla Fondazione Antecassa di Risparmio di Firenze, che ci ha supportato in questo, perché appena diventato assessore gli ho chiesto di darci una mano, abbiamo costruito il progetto e con Sinloc abbiamo individuato i luoghi, perché l'idea è che il comune mettesse a disposizione i propri tetti.
abbiamo fatto una mappatura di tutti i tetti pubblici in quei due quartieri, il quartiere 4 e 5, a partire dalle scuole e dagli impianti sportivi, perché l'idea è che i luoghi dove stanno i nostri ragazzi diventano dei luoghi che producono energia ma producono anche cultura da questo punto di vista. Abbiamo poi verificato i consumi di lì sotto, le caratteristiche strutturali di quei tetti, abbiamo verificato l'assenza di vincoli e abbiamo iniziato a mettere in piedi un modellino. Rispetto al modellino abbiamo avviato questa manifestazione di interesse che è durata più o meno una sessantina di giorni, ci sono state di mezzo anche le vacanze di Natale, abbiamo organizzato con Sinloc, ma con tante realtà, alcune di queste la vedo qui, Procer, Lega Ambiente, nei circoli e in giro, abbiamo organizzato vari incontri per raccontare cosa stavamo facendo e alla fine di questi 60 giorni abbiamo avuto quasi 1000 persone, 1000 realtà in realtà, che si sono candidate a far parte di queste comunità energetiche. Adesso abbiamo in corso una discussione relativa ai alla forma giuridica su cui andare. Abbiamo fatto le valutazioni anche grazie al confronto sia con Sinloc che con ARRR, perché ARRR ha messo a disposizione, grazie alla Regione Toscana, un affiancamento continuo che è assolutamente utile. Ora il Comune di Firenze forse avrebbe avuto anche le risorse per fare internamente tutta la parte dell'analisi, ma per i comuni più piccoli quel supporto credo che sia fondamentale. Abbiamo individuato come forma giuridica quella della fondazione di partecipazione, che ci permetterà di gestire al meglio dal punto di vista amministrativo le comunità energetiche. L'idea è che però accanto a questa fondazione di partecipazione, e chiudo, ci siano due assemblee popolari e che quindi la parte che riguarda l'utilizzo degli incentivi per promuovere attività sociali sui quartieri o per promuovere attività di transizione giusta sui quartieri, che possono essere l'incentivo all'acquisto per i membri della comunità energetica delle auto elettriche o l'installazione di colonnine o gli incentivi per comprare le biciclette a pedalata assistita o gli incentivi per pagare le bollette a chi è più in difficoltà. Vogliamo che la scelta di come allocare questo nasca in assemblee partecipate dai cittadini che fanno parte di quelle due comunità energetiche e che questo diventi un elemento che tiene insieme, come dicevano prima le slide, la parte del portafogli, la parte dell'ambiente, ma anche le nostre comunità, e aggiungo un pezzo di democrazia nelle nostre comunità, perché chiamare le cittadine e i cittadini a gestire un pezzo di una cosa che hanno costruito è un elemento secondo noi premiale. Noi metteremo a disposizione tutto quello che abbiamo imparato, perché nel frattempo abbiamo formato gli URP per raccogliere le manifestazioni di interesse, abbiamo imparato come funzionano i meccanismi, abbiamo formato anche, grazie alla loro disponibilità, i dipendenti dell'amministrazione, e tutto ciò lo metteremo a disposizione dei cittadini che vorranno costruire le proprie comunità energetiche, con uno sportello in cui si potranno raccogliere tutte le informazioni del caso. In ultimo, grazie anche al lavoro che si è fatto con la Camera di Commercio, ma a diciamo, la fatica di andare a diffondere la sera alle 9 nei cinema, nei teatri, nei circoli, a giro, diciamo, questo progetto non abbiamo soltanto dei numeri alti in termini di adesione, poi si può sviluppare fino a 7.000 utenze, perché potremo dare energia fino a 7.000 utenze, ma abbiamo anche una composizione mista, nel senso che lì dentro ci sono attori domestici, attori non domestici, ma anche attori istituzionali molto grandi. Lì dentro è entrata l'Università di Firenze, ha chiesto di poter partecipare come consumatore Ali S.P.A., ci sono varie realtà strutturate che hanno deciso di stare lì dentro, che comporranno una mixité in termini di consumi in grado di darci anche un equilibrio. Quindi mi pare che insomma, sia tutto quello che più o meno dovevo raccontarvi, però ci tenevo davvero a venire a farlo di persona stamattina per ringraziarvi del supporto e chiedervi di continuare a averlo anche nel tempo, perché siamo arrivati a 1000, ma le manifestazioni di interesse ovviamente rimane aperte. Adesso noi sviluppiamo il progetto per candidarci ai bandi regionali, ma ovviamente vogliamo che tutto ciò sia un inizio e non un punto di fine, perché sia con le comunità energetiche che col partenariato pubblico-privato noi abbiamo la possibilità di
coinvolgere pubblico e privato per costruire un'infrastrutturazione green e sostenibile della produzione e del consumo di energia nella nostra città. Allora, ringraziamo l'assessore Giorgio. Io direi lei ha messo molto bene in evidenza anche il lavoro che si è svolto, il coinvolgimento degli URP, la formazione, che non è un lavoro banale, considerate si aggiunge ad un'attività che svolge solitamente un comune una serie di attività importanti per mettere a terra una comunità energetica, ma proprio perché questo il comune, l'amministrazione comunale ritiene che possa essere un diciamo volano per lo sviluppo di quel territorio. E quindi non solo incentivi, chiaramente sicuramente sì importanti, ma poi soprattutto valorizzazione del territorio. Poi un'altra cosa interessante, lei lo ha accennato, il tema della cultura. Questo, quando parlavo dei vantaggi sociali, non l'ho sottolineato a fondo, ma mettere dei tetti, come giustamente ci diceva l'assessore, su una scuola vuol dire anche in quel momento raggiungere il maggiore beneficio sociale, cioè fare cultura a quella scuola e spiegare qual è il significato di quel pannello e che cosa significa fare transizione ecologica. Penso che questo abbia animato anche gli altri sindaci e assessori che ora ascolteremo. Allora passerei ora la parola al Filippo Carla Campa, sindaco del comune di Vicchio, per ascoltare la sua testimonianza. Grazie, prego. Grazie per questo invito e grazie alla Camera di Commercio, al dottor Romeo, al dottor Tartaro che abbiamo sentito tante volte in tanti incontri, sono sempre illuminanti le vostre informazioni. Noi abbiamo avuto quasi una nascita spontanea della comunità energetica che ha voluto... Se vuole il contatore per sì, le slide, prego. Ah, ci sono le slide dietro, se vuole. Sì, no, ma, okay. Ma io vado... Prego, vada. Sì, no, vado. No, dicevo, abbiamo avuto come dire, una nascita spontanea nel senso che avevamo un caseificio con un tetto di circa 4.000 metri quadri, doveva... aveva un caseificio, è un'azienda energivora a alti livelli e quindi è nata quasi spontaneamente la volontà di fare questa prova, questa prova in tempi anche, come dire, qualche anno fa, quindi ancora eravamo proprio agli inizi di tutto quello che poi sarebbe successo. Ecco, la cosa però importante che mi ha spinto poi a fare la comunità energetica a Vicchio è stata anche il fatto che le comunità energetiche non generano risparmi, non generano affari, ma è soprattutto la ricerca di un equilibrio tra gli interessi di tutti i soggetti coinvolti. Ecco, questo credo sia un passo importante, un passaggio fondamentale. Abbiamo detto stamani, abbiamo sentito la transizione energetica, quindi la comunità energetica è legata all'utilizzo di risorse non fossili e cercare sempre di più l'indipendenza energetica. Ma un altro concetto che a me è piaciuto molto e che ho portato avanti come paese di Vicchio, ma anche come concetto mio in generale, è la democratizzazione dell'energia. Cioè un concetto che sempre di più deve essere portato avanti anche dalla politica, e questo richiede poi una strategia chiara a livello europeo e soprattutto, come diceva anche l'assessore di Firenze, strumenti e risorse economiche. Dicevo che l'esperienza di Vicchio è stata un'esperienza che è nata veramente per caso. Alcuni cittadini mi hanno fatto richiesta di formare questa comunità energetica, c'era la possibilità di un tetto appunto molto grande che poteva dare un inizio a tutto questo, e così è stato. Ora siamo un attimo fermi, lo dico perché c'è un problema che come sempre in Italia la burocrazia c'è un problema del tetto che quando è stato costruito ha sono riscontrate le imperfezioni dal punto di vista urbanistico, quindi dobbiamo mettere a posto anche quelle, però insomma diciamo che il nostro paese
Vicchio in questo senso sta andando avanti abbastanza speditamente, in maniera spedita, perché l'altra cosa mi piaceva ricordare stamattina è anche l'impianto eolico che viene costruito a Vicchio. Anche lì è un momento importante perché, come sapete, dopo l'acqua e il sole, il vento è la terza fonte rinnovabile che produce più energia in Italia. Devo dire che anche in questo caso ci siamo fatti promotori di un pensiero che può essere importante e che è proprio quello di voler in tutti i modi far sì che questa transizione energetica arrivi. La burocrazia sicuramente è un grosso limite. Voi pensate che sull'impianto eolico hanno iniziato a presentare il progetto nel 2018-2019 e ancora oggi siamo quasi fermi. E soprattutto poi ci sono le associazioni che difendono a spada tratta il nostro territorio e che io spesso ringrazio, altre volte no, che spesso si definiscano un po' per la negazione della loro stessa politica, perché da una parte c'è questa volontà di andare avanti, dall'altra parte poi c'è tanti blocchi che a volte sono poco vicini alla realtà che stiamo vivendo. Ecco, quindi io poi non so se ci sono delle slide che riguardano la comunità di Vicchio, perché non lo sa. Ecco, comunque diciamo che voi avete già detto tutto e quindi da un punto di vista tecnico io non voglio dire altro, però concludo dicendo che se fino a qualche decina di anni fa era difficile immaginare una soluzione di questo tipo, anche se era auspicabile, era quasi naturale, ma c'era una mancanza di tecnologie adeguate, c'era mancanza di sostituire le fonti fossili con tecnologie adeguate e fonti rinnovabili. Oggi invece è possibile produrre energia con costi sempre più competitivi e trasportarla poi nelle zone dove serve. Ecco, un altro tema che forse stamattina non è venuto fuori, ma che credo che sia importante dire, è una riflessione sulle infrastrutture. Cioè, gli esperti in materia dicono che ogni euro investito nelle fonti rinnovabili deve corrispondere a un euro investito nelle infrastrutture, perché poi se no l'energia non arriva nelle zone. Ecco, noi che viviamo in aree soprattutto montane, questo problema delle infrastrutture ce lo ritroviamo tutto, insomma, e quindi su questo secondo me sarà un momento di riflessione che dovremo fare, che dovrete soprattutto, che dovranno fare chi detta le regole, perché se no si parla sempre dei macro temi, ma poi come far arrivare l'energia nelle zone meno accessibili, questo è un problema che difficilmente si risolve. Ecco, io credo quindi che ognuno di noi debba davvero impegnarsi per favorire questa transizione energetica. Noi nel nostro piccolo stiamo dando un contributo credo importante, abbiamo iniziato fin da subito, siamo in corsa perché la nostra comunità energetica e altre, qui poi parlavo con altri mugellani presenti qui in sala stamani, c'è la volontà nel nostro territorio di andare avanti in maniera forte, quindi credo che iniziative come queste siano fondamentali, perché oggi veramente sempre di più con queste iniziative si riesce a capire a che punto siamo, perché un grande problema è l'informazione, cioè sapere veramente, infatti le domande poi che sono venute fuori erano domande pertinenti che hanno dato un contributo alla discussione. Ecco, io credo che oggi si debba iniziare come politica, come comuni, a percorrere questa transizione energetica. Poi iniziative come queste ci danno spiegazioni e indirizzi per far sì che quello che noi facciamo poi possa essere indirizzato giustamente. Quindi davvero un grazie per questa iniziativa e anch'io vi devo lasciare perché a mezzogiorno c'è una riunione in regione, sono già in ritardo, però insomma è stata una cosa molto interessante, mi ha arricchito molto. Grazie davvero. Grazie a lei. Diciamo che lei ha posto giustamente l'attenzione sul tema infrastrutturale, che è un tema che va di pari passo con la realizzazione delle CER, e poi ha detto una cosa sacrosanta, cioè la CER può essere anche un attivatore di risoluzione di problemi burocratici. Prima li risolviamo e quindi usiamo la CER come strumento per farlo. Allora ringraziamo il sindaco di Vicchio che aveva un impegno, quindi abbiamo dato la possibilità di parlare prima. A questo punto ritorniamo con il giro, arrivederci, e passerei
Prego. Passerei a questo punto la parola alla dottoressa Silvia Chiassai, sindaca di Montevarchi per la CER Italia. Sì. Prego. Oggi c'è l'Italia. Intanto voglio ringraziare la Camera di Commercio di Firenze, la Fondazione ISI e Union Camere, perché adesso che è uscito il decreto CACER e poi le regole del GSE si sta partendo anche a livello appunto nazionale nel parlare in maniera fattiva delle comunità energetiche, ma loro hanno iniziato molto prima. Quindi gli dico grazie, perché per tanti mesi ci siamo sentiti dire noi che stavamo già lavorando alle comunità energetiche, che eravamo folli perché eravamo partiti troppo presto e ancora non c'erano i decreti. E invece la Camera di Commercio, Unione Camera, ci sono venuti dietro e hanno aiutato a diffondere una nuova cultura fondamentale, a mio giudizio, per una transizione ambientale, economica e sociale e culturale che è indispensabile, perché sta per partire obiettivamente, perché l'8 d'aprile sarà possibile con l'apertura dei portali del GSE alle nostre comunità energetiche già costituite di fare istanza e di iniziare quindi questa progettualità, che negli altri paesi è già molto diffusa ma che da noi appunto deve assolutamente partire in maniera fattiva, soprattutto anche legata ad un'opportunità importante che è quella del PNRR per i comuni sotto 5.000 abitanti, e come sappiamo hanno dei tempi stringenti per usufruire di questa opportunità. Noi siamo partiti molto presto, nell'estate del 2021, quindi prima della crisi energetica, ed il nostro è stato un percorso molto lungo, proprio perché pionieri abbiamo dovuto creare e inventare tutte le fasi amministrative e giuridiche che poi ci hanno portato alla Costituzione della nostra CER. Siamo partiti prima con la fondazione CER Valdarno, perché sembrava si potesse agire soltanto intorno alla cabina primaria, poi andando avanti la normativa invece ha permesso di parlare di area di mercato, ovvero oggigiorno la nostra comunità energetica può avere iscritti, quindi cittadini, imprese, piccole e medie imprese, grandi imprese come soggetti esterni, comuni, associazioni presenti in tutta la regione toscana e nelle Marche, e siamo in attesa di avere notizie ancora più dettagliate, perché siamo ottimisti sul fatto che si possa andare anche oltre all'area di mercato. Questo vuol dire aver dovuto rimettere in discussione una progettualità che prima era sicuramente innovativa ma limitata da un punto di vista d'area, ad una fondazione che appunto ha cambiato identità, si parla infatti della fondazione CER Italia, perché appunto può accogliere, deve accogliere invece un numero di iscritti molto più ampio, e essendo una fondazione già costituita abbiamo anche fatto un nuovo passaggio notarile e di omologa dal prefetto per l'adeguamento alla nuova identità e alle norme, ai decreti che sono usciti. Siamo una fondazione appunto costituita, già operativa, con più di 170 iscritti tra produttori e consumatori, e il nostro è una fondazione di partecipazione a trazione pubblica. L'esempio più strutturato ed ampio per quanto riguarda un modello pubblico e la struttura giuridica scelta. La fondazione di partecipazione è sicuramente per noi il modello migliore, perché garantisce il controllo pubblico. Quindi il comune e le altre realtà comunali che entrano dentro la nostra fondazione, perché è già entrato il comune di Castiglione Fiorentino e ieri è entrato il primo comune sotto 5.000 abitanti di Castiglione Fibocchi, permetterà appunto di essere garanti degli indirizzi della crescita, della futuri della fondazione, ma anche garanti sull'operato del gestore, che attraverso un partenariato pubblico-privato ha vinto ormai nel 2022 appunto ha avuto l'opportunità di realizzare insieme a noi la comunità energetica e la dovrà gestire da qui ai prossimi 20 anni. La nostra comunità mette in dose 1,2 megawatt di potenza legate agli impianti comunali, quindi 26 immobili tra cui appunto le scuole, il palazzetto dello sport, tutti quegli immobili del comune che, come è stato detto correttamente prima dall'assessore di Firenze, hanno una doppia azione, soprattutto anche un'azione culturale rispetto ai nostri figli che andranno in scuole, che autoprodurranno e consumeranno energia pulita, quindi un'azione concreta di quella che è un modo fattivo che parte dal basso, ovvero dall'amministrazione comunale, per dare una svolta ambientale importante al nostro paese. Oltre a questa dotazione iniziale di 1,2 megawatt,
Il gestore si occuperà della realizzazione di tutti gli impianti, quindi il mio comune non ha sostenuto spese, l'investimento è tutto a carico del gestore, che poi avrà l'onere della manutenzione e della gestione anche burocratica di tutti gli impianti, appunto, da qui ai prossimi 20 anni. La scelta del partenariato pubblico-privato, che come amministrazione utilizziamo soprattutto per fare le opere pubbliche, per noi è stata la scelta migliore, perché ci ha permesso di partire molto prima, visto che non ci sono finanziamenti né regionali né nazionali né europei per i comuni di dimensioni come il nostro, e di riuscire però invece sia a costituire la comunità energetica che andare a produrre tramite gli immobili che noi abbiamo energia, che permette di far partire in maniera fattiva la nostra comunità, mettendo a disposizione dell'energia che può essere poi condivisa tra i semplici consumatori. Abbiamo, come dicevo, cambiato identità allargando il progetto iniziale con una scelta importante, che è stata quella appunto di cercare di immaginare che fosse più funzionale la realizzazione di poche comunità energetiche ma ben strutturate, piuttosto che tante piccole ma deboli. E allora noi abbiamo aperto con molto entusiasmo alla partecipazione delle altre realtà comunali, dando la possibilità quindi alla nostra fondazione di mantenere il controllo pubblico ma di ampliarlo. Quindi, se in un primo momento il controllo pubblico era tutto in capo al Comune di Montevarchi, oggi tutti i comuni che vi entrano diventano soci fondatori, quindi hanno potere di inserire, di nominare all'interno del comitato di indirizzo, che è il comitato che poi fa le scelte dello sviluppo della fondazione, e di potersi esprimere con diritto di voto in base al numero degli abitanti. Quindi i comuni che entrano insieme a noi in questa progettualità siedono allo stesso tavolo, con gli stessi diritti, con le stesse possibilità d'azione, e con un'assemblea d'ambito che noi abbiamo costituito, che permette poi alle varie realtà territoriali appunto di nominare un sindaco e di esporre e di proporre al comitato di indirizzo progettualità che possono nascere dalle varie realtà territoriali. Il sindaco quindi svolge un'azione importantissima, perché al pari del Comune di Montevarchi va a promuovere, a divulgare la possibilità di aderire alla fondazione in mezzo ai propri cittadini, alle proprie imprese, alle proprie associazioni territoriali, mette a disposizione per quanto può anche lui i propri immobili, quindi fa la stessa operazione che ha fatto il mio comune, e ha tra l'altro il diritto di scegliere in maniera autonoma come destinare quel tesoretto che la norma prevede da dare in progettualità legata al sociale o alle fasce più deboli della popolazione. Quindi un progetto in cui crediamo molto, dove gli attori devono essere, soprattutto i sindaci, si devono assumere la responsabilità di essere protagonisti di una transizione ambientale che può e deve partire dal basso, perché adesso ci sono gli strumenti, che deve garantire i propri iscritti, perché la scelta per esempio della fondazione, oltre a permettere un controllo pubblico, ha un'autonomia economica perfetta, patrimoniale perfetta. Che cosa vuol dire? Che nessuno di coloro che entrano dentro la fondazione corre rischi economici. Per me questa era una garanzia che dovevamo come ente pubblico assolutamente offrire a tutti coloro che decidono appunto di entrare poi nella nostra fondazione. Inoltre l'entrata è libera, quindi non ci sono costi di adesione, ognuno sceglie in base alle proprie condizioni se essere semplice consumatore e poter avere un risparmio in bolletta che arriva fino al 30%, perché il nuovo decreto, quello definitivo, ormai prevede, diciamo, è sbilanciato in maniera virtuosa più verso il cittadino che verso l'impresa, oppure di diventare produttori e quindi di riuscire a realizzare un impianto e di beneficiare, oltre dell'autoconsumo, dell'incentivo certo per la nostra area di mercato di 114 euro megawatt l'ora da qui ai prossimi 20 anni, con un risparmio fino al 60%. La cosa importante che offriamo è che tutta la parte burocratica, quindi tutto il rapporto tra il cittadino o l'impresa o il comune e il GSE per la ricezione degli incentivi, per quel ritorno economico per l'utilizzo dell'energia utilizzata o prodotta o utilizzata che circola nella share, è in carico al gestore che ha visto il partenariato pubblico-privato, il che vuol dire che ognuno di noi può andare sul sito ceritalia.it e in maniera molto semplice mettere i propri dati, mettere il proprio POD, decidere appunto se
essere solo consumatore o anche produttore, e in maniera gratuita può appunto entrare facilmente ed essere un membro attivo della propria comunità. Tra l'altro, per coloro che decidono o vogliono valutare di realizzare degli impianti, perché hanno delle superfici idonee, il gestore offre un servizio gratuito di valutazione delle superfici, dove gli viene fatto uno studio, gli viene detto se la superficie è esposta bene, quanto è in grado di produrre e quanto costa l'installazione dell'impianto. Quindi tutto un servizio di valutazione che il gestore fa gratuitamente, e poi il cittadino o l'impresa deciderà in maniera autonoma se andare avanti e con chi andare avanti, perché il gestore non ha il compito poi di installare fotovoltaico, quindi fa soltanto una valutazione tecnica e economica importante, che però permette al cittadino e all'azienda di non spendere soldi e di avere una valutazione in tempi rapidi per prendere una decisione. L'altro aspetto innovativo è che noi abbiamo aperto la fondazione anche alle realtà associative. È entrata la Camera di la Confcommercio regionale, Confagricoltura della provincia di Arezzo, perché crediamo, come abbiamo aperto ai sindacati, alle fondazioni, perché crediamo che soprattutto le associazioni di categoria abbiano la possibilità di essere soci promotori e quindi di poter diffondere in maniera virtuosa e fattiva all'interno dei propri associati, quindi con incontri, con convegni, con possibilità appunto di venire a conoscenza di un'opportunità di risparmio certa, che parte adesso, ora nel 2024, non tra qualche anno, da qui ai prossimi 20 anni. E questo vuol dire aiutare il nostro territorio a sviluppare un'opportunità economica importante sia per i cittadini quanto per le imprese, perché un'impresa che taglia la bolletta del 60% vuol dire abbiamo un'impresa più competitiva sul territorio, che reinvestirà nell'impresa, che può abbattere il costo del prodotto, quindi tutta una serie di ritorni virtuosi generali. Concludo dicendo, perché secondo me è una cosa importante, che le imprese, ma anche le grandi imprese che non possono entrare da decreto dentro alla comunità energetica, ma come produttori terzo possono collaborare in qualche modo, perché possono dare mandato alla fondazione per l'energia prodotta e non autoconsumata, sono soggetti importanti, perché sapete quanto le imprese, sia piccole che grandi, oggi devono stare attente all'aspetto ambientale, all'aspetto del benefit relativo ai dipendenti. Ecco, abbiamo fatto una simulazione rispetto ad un'azienda di dimensioni con 600 dipendenti, una grande azienda quindi che sta fuori, per farvi capire un'azienda che non aderisce ad una comunità energetica ma produce energia e ha l'incentivo legato al ritiro dedicato, riesce a dare un benefit a dipendente di 51 euro, quindi con un risparmio in bolletta annua del 9,6%. Un'impresa invece che, pur essendo produttore terzo, quindi dall'esterno, immette l'energia prodotta e non consumata dentro alla fondazione, alla comunità energetica, ha la possibilità di dividere, di dare al proprio dipendente il 73 euro dell'incentivo che riceve. In più, calcolando che il dipendente può essere semplice consumatore, lo stesso arriva ad una cifra di 193 euro all'anno, quindi con un abbattimento in bolletta del 36,5%. Quindi vuol dire che l'azienda può essere a sua volta promotore di questa progettualità all'interno dei propri dipendenti e possono diventare consumatori o produttori, ma può anche decidere in maniera virtuosa di devolvere parte o totalità dell'incentivo che riceve dai propri impianti come benefit aziendale. Quindi il risvolto anche sociale che anche le aziende possono svolgere con questa progettualità è particolarmente virtuoso, e quindi invito tutti veramente, visto che adesso ci siamo dall'8 d'aprile tutto parte, a valutare in maniera fattiva l'opportunità di avere un risparmio certo in bolletta, che si andrà poi, oltre a quello elencato, a sommare grazie anche ai gruppi d'acquisto, che permetteranno un risparmio ulteriore in bolletta sia per il costo dell'energia che per il gas, sia per un'azione concreta che ognuno di noi può svolgere come protagonisti e soggetti attivi nella transizione ambientale ma anche sociale e economica del nostro paese. Grazie. Devo dire,
tante cose molto interessanti, avevo ascoltato già la precedente versione prima dell'uscita del decreto della Cervaldarno, oggi ho ascoltato con piacere le novità rispetto a questa nuova configurazione prevista dal TIAD. È molto interessante proprio l'ultima sottolineatura, secondo me, che facevi riguardo alle grandi imprese, perché non dimentichiamo che le grandi imprese sono tenute per la direttiva CSRD, che è stata recentemente pubblicata e entrerà in vigore, di rispettare dei sistemi ESG. Allora fare un'operazione come quella che c'è stata prima evidenziata può essere un importante intervento da parte della grande impresa anche sotto il profilo, per esempio, ambientale, che è una delle tre gambe, oltre alla governance e alla sostenibilità sociale, che le grandi imprese sono tenute per legge a rispettare. Quindi questo può essere una bella opportunità e quindi mi piaceva fare la sottolineatura su questo rispetto alle tante cose che ci hai raccontato. Allora procediamo, andiamo avanti e a questo punto ritorniamo invece sulla provincia di Firenze, dopo che abbiamo ascoltato questo CER che riguarda invece abbraccia territori molto più estesi, e veniamo a Calenzano. Allora abbiamo con noi l'assessore all'ambiente Irene Padovani, ci parlerà di una CER già costituita. Prego. Grazie e buongiorno a tutti e grazie chiaramente per l'invito e la collaborazione che stiamo portando avanti. Io qua sono già stata a raccontare quello che è stato un po' il percorso della CER di Calenzano, ma quello che è il percorso del comune di Calenzano che guarda a una sostenibilità ambientale, che la CER è un tassello fondamentale, cioè in questo caso chiaramente si parla di questo, ma deve rientrare la comunità energetica o le comunità energetiche in uno sguardo sulla politica che deve essere ampio e che deve tenere collegato tutto quello che sono le azioni legate a una transizione ecologica vera, fatta di azioni e non solo fatta di slogan, come forse ultimamente piace un po' a tutti parlare della questione ambientale come una questione che chiaramente è il tema principale, ma che poi se ne parla solamente, ma in realtà non si fanno quelle azioni vere e concrete che i territori, che i cittadini, che noi tutti abbiamo bisogno in questo tempo anche molto, molto particolare. La CER è qualcosa che deve essere per i nostri comuni un tassello dove coinvolge tutta la comunità, come veniva detto, no? È stato scelto proprio il nome comunità energetica, e forse non a caso da chi ha pensato poi a questo strumento, perché deve tenere insieme e deve coinvolgere tutti i vari attori di un territorio, dai grandi attori ai piccoli attori, e tutti si devono sentire parte di questo percorso e di questa comunità in crescita. E sicuramente un'amministrazione comunale deve fare questo, deve cercare di tenere tutti gli attori insieme, di farli sentire inclusi e di farli sentire partecipati e consapevoli che ognuno con il nostro pezzetto possiamo fare qualcosa di concreto per i nostri territori e per la salvaguardia del nostro ambiente. Noi abbiamo costituito la CER ormai quasi un anno fa, e abbiamo costituito un'associazione, quindi faccio ammenda che chiaramente in tempi non sospetti queste erano cose che non erano venute fuori, quindi ora in corso d'opera dovremo chiaramente convertire e cambiare quello che è la forma giuridica del soggetto che andrà a farsi promotore della CER su Calenzano. Però anche noi l'abbiamo avviato il nostro processo nel comune di Calenzano direi quasi un anno e mezzo fa, perché volevamo chiaramente fare tutti quelli che erano i giusti percorsi e mettere i vari tasselli per arrivare alla Costituzione vera e propria e per arrivare all'uscita famosa dei decreti che tutti quanti insomma aspettavamo e che è tardata ai noi ad arrivare, ma è arrivata. Adesso vediamo queste regole attuative e cosa ci diranno nello specifico, perché bisogna essere consapevoli, bisogna sapere che per esempio un'amministrazione pubblica piccola, la nostra, siamo 18.000 abitanti con poco più di
di 100 dipendenti che si devono occupare di tutti i servizi e i settori che un comune gestisce. Dobbiamo essere consapevoli che chiaramente le persone che abbiamo a disposizione anche per lavorare su questi temi sono poche, ma che ce l'abbiamo, e io le ringrazio sempre perché siamo fortunati a Calenzano ad avere personale competente che chiaramente poi si deve avvalere anche di esperti e di enti superiori e di collaborazioni che poi mettono in piedi questi progetti. Ma questo lo volevo sottolineare per il fatto che vivere un po' nell'incertezza di questi mesi non è stato semplice per un territorio andare a creare qualcosa, perché noi da cittadini ci siamo andati un anno fa, gli abbiamo detto delle cose anche sulla scia dell'entusiasmo che poteva essere una comunità energetica o che potevano essere determinate politiche, però poi gli abbiamo continuato sempre a dire un po' le stesse cose, o comunque le abbiamo un po' rinfiocchettate, chiaramente alcune le abbiamo anche attualizzate via via che uscivano certe cose, ma non arrivare ad avere quelle informazioni che devono arrivare chiaramente dall'Europa e poi dal governo centrale ai territori, a volte si fa fatica a dare quei messaggi giusti che i cittadini dovrebbero ricevere poi dal comune, perché sappiamo bene e sapete bene tutto quello che succede negli enti superiori, un cittadino lo capisce e lo sa, ma poi è il comune che deve rispondere di tutto, è il sindaco, sono gli assessori, sono i consiglieri che poi sono la faccia di quello che succede nel nostro paese, non solo a livello comunale ma anche ai livelli superiori. E le devono essere uno strumento di consapevolezza per quello che sono i territori, e tenere insieme il fattore ambientale, il fattore economico e il fattore sociale ed inclusivo è la sfida del nostro tempo, sia per quanto riguarda la comunità energetica, ma sia per quanto riguarda tutte le politiche che dobbiamo attualizzare e portare avanti nei nostri comuni e nei nostri territori. Sono tre chiaramente temi centrali e importanti del nostro tempo. Il fattore ambientale, sappiamo quello che succede, sappiamo i cambiamenti climatici cosa stanno facendo nei nostri territori, e sappiamo come negli anni le emissioni in atmosfera sono aumentate, invece come dobbiamo prenderci la responsabilità di fare politiche che quelle emissioni in atmosfera devono assolutamente essere ridotte e devono portare benefici alla nostra popolazione. Quindi transizione ecologica, cambiamenti climatici sono temi all'ordine del giorno, ma che non possono essere solo parole, ma devono trasformarsi in azioni concrete. Il fattore economico, sappiamo quello che è successo chiaramente sul tema energia, sul tema delle bollette, sul tema che ogni famiglia ha dovuto chiaramente sobbaccarsi e subire anche in alcuni casi negli ultimi anni sul tema economico, quindi tutte anche le azioni chiaramente che si fanno per quanto riguarda il tema ambientale devono essere chiaramente collegate poi anche a quello che sono un'economicità dei progetti, ma anche un piccolo ritorno nelle tasche dei nostri cittadini e tutto quello che è il fattore sociale e inclusivo, chiaramente, per quanto la povertà energetica che si ricollega poi al fattore economico e per quanto ci si debba sentire parte di un processo di trasformazione dei nostri territori. Quindi il fattore sociale inclusivo è al centro della parola comunità e deve essere al centro della parola comunità energetica. Quindi questo secondo noi deve essere una comunità energetica e deve essere quello che le politiche di un territorio devono fare. Non lo facciamo chiaramente da soli, io questo lo ribadisco sempre un po' quando ci troviamo nelle varie situazioni, nei vari convegni, nelle varie riunioni, cioè quello che può fare un comune come il nostro possono fare magari comuni come i nostri, deve essere quello anche di fare rete sulle politiche e è importantissimo avere occasioni come questa ed avere soggetti come la Camera di Commercio
Commercio, che chiaramente guardano ai territori tenendoli insieme e mettendoli proprio in rete. Io la ringrazio, la Camera di Commercio, per l'opportunità sia di divulgazione e di racconto di quello che sono le politiche ambientali del territorio di Calenzano, ma anche per la Fondazione ISI, che chiaramente mette poi a disposizione dei comuni competenze, e vediamo se proprio su Calenzano faremo anche un progetto ulteriore, e ne siamo ben lieti e ben orgogliosi di portare avanti questi diversi progetti. Quindi vi ringraziamo e vi diciamo che penso che tutto questo non deve rimanere solo parole, non devono rimanere slogan, ma devono davvero trasformarsi in azioni concrete. Noi ci proviamo, ma lo dobbiamo fare insieme. Grazie. Però ringrazio l'assessora Padovani, che ci ha messo in evidenza giustamente la non solo la complessità dell'aspetto ambientale, ma anche la complessità della governance per un comune che, come Calenzano, con alcune decine di dipendenti, quindi centinaio sentivo prima, deve giustamente poi mettere a terra la complessità anche di un'organizzazione come quella della CER, e poi tutti i vantaggi sociali su cui mi sembra che la CER del vostro comune stia puntando in modo significativo. Ora passiamo invece al comune di Sesto Fiorentino. Abbiamo Massimo Conti, che è dirigente delle infrastrutture dell'ambiente, e quindi passo la parola a lei per il racconto della CER costituita recentissimamente. Sì, prego. Allora, in realtà siamo un pochino più indietro degli altri comuni. Intanto porto i saluti, nella slide vedete il nome della nostra assessora, non sono io ovviamente, Beatrice Corsi, porto i suoi saluti e ringrazio la Camera di Commercio. Purtroppo non è potuta essere presente, quindi ha delegato me per essere presente. La nostra situazione è un po' più indietro, come dicevo, in quanto abbiamo avviato un percorso di costituzione della CER, ma ancora la CER non è costituita. Abbiamo dato vita all'associazione e quindi sottoscritto l'atto costitutivo. Anche noi, come il Comune di Calenzano, con forma di associazione semplice, e quindi dovremo rivedere anche questo. E il percorso è partito comunque da un annetto, diciamo. C'è stata una prima delibera della Giunta Comunale di circa un anno fa, che ha visto nello strumento della comunità energetica rinnovabile un tassello delle proprie politiche di sostenibilità ambientale, un tassello all'interno di un disegno più complessivo che riguarda il verde pubblico, la piantumazione di alberi piuttosto che l'efficientamento energetico degli edifici pubblici e la riduzione dei consumi. E quindi con questa delibera ha approvato il sostegno allo sviluppo della comunità energetica, delle comunità energetiche rinnovabili sul territorio comunale, e ha dato mandato ai propri uffici di in primo luogo cercare un soggetto gestore e facilitatore della costituzione della CER, perché anche noi, come dicevano anche i sindaci e gli assessori degli altri comuni, non riuscivamo a fare tutto internamente con le risorse del personale dell'amministrazione comunale. E quindi è stato pubblicato a questo scopo un avviso di manifestazione di interesse per la ricerca di un soggetto gestore gestore facilitatore, così l'avevamo definito, e anche per la ricerca di eventuali produttori disponibili a mettere a disposizione i propri impianti per la costituzione della CER. Poi, come è stato detto all'inizio del convegno, in realtà questi impianti esistenti non vanno più bene, insomma, e quindi diciamo che la parte di ricerca dei produttori la stiamo facendo adesso. Invece abbiamo avuto una manifestazione di interesse per quanto riguarda il soggetto gestore, una sola, e con questo soggetto che è Straclima, che ha manifestato l'interesse a gestire la comunità energetica o una o più comunità energetiche sul nostro territorio, abbiamo avviato un dialogo e che ha portato poi all'approvazione a novembre del 2023 in Consiglio Comunale di una bozza dell'atto costitutivo della CER,
predisposta proprio da questo soggetto gestore, lo statuto, il regolamento della CER e anche la bozza di accordo di partnership con il soggetto gestore. A seguito di questo, di questa approvazione in consiglio, sono stati anche tramite il gestore individuato reperiti due associazioni Arci Firenze e Gian Binario, che hanno manifestato la loro disponibilità a entrare a far parte come soci fondatori insieme al comune di Sesto Fiorentino della associazione propedeutica alla costituzione della CER, e proprio recentemente è stato sottoscritto l'atto costitutivo con, tra questi tre soggetti, Comune Sesto, Arci Firenze e Gian Binario, sezione di Sesto Fiorentino. Nello statuto che è stato sottoscritto in questa sede si riportano gli obiettivi principali di quella che dovrà essere la comunità energetica del nostro territorio. In particolare, ho riportato qui sulla slide alcuni punti significativi: dovrà essere finalizzata a garantire la tutela e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente attraverso la promozione, la valorizzazione e la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, la valorizzazione e l'incentivazione del risparmio e dell'efficienza energetica negli usi finali, la possibile realizzazione di misure e attività per agevolare l'accesso a sistemi di energia convenienti, sicuri, sostenibili e moderni, come ad esempio quelle per il contrasto alla povertà energetica. I passi successivi, è quello che rimane da fare, ancora è molto, nei prossimi mesi, già in queste settimane si può dire, però avremo altri incontri sul territorio per reperire i soci, i nuovi soci oltre ai tre fondatori, e i produttori ancora mancano, in quanto nella regolamento della CER si dice appunto che l'associazione non effettuerà come CER investimenti diretti, ma rimanda gli investimenti ai soci fondatori o ai soci o a produttori esterni, anche come si diceva prima, la possibilità di avere produttori esterni alla CER. E quindi incontri sul territorio, adeguamento del regolamento e dello statuto ai prossimi passi in virtù del decreto COCER, perché le nostre bozze ancora non riportavano le ultime disposizioni, e adeguamento anche della forma giuridica, e questo come dicevamo prima, e da parte nostra, dei nostri uffici, in collaborazione con il soggetto gestore, anche la valutazione del ruolo degli edifici pubblici all'interno della CER. Quindi le scuole, gli uffici comunali, palazzetto dello sport, che possono far parte della CER come consumatori, ovviamente con i propri pod, o anche come immobili che possono alloggiare degli impianti. Grazie. Allora ringrazio il dottor Conti di Comune di Sesto Fiorentino. Lei ha messo in luce un aspetto tra i tanti, diciamo, che è quello della manifestazione di interesse. Cioè, non è banale per un soggetto pubblico come un comune tutti gli atti necessari all'individuazione dei produttori, dei diversi diciamo anche soggetti che vogliono far parte della comunità, deve avvenire attraverso manifestazioni pubbliche, attraverso una serie di atti che chiaramente rallentano un po' il processo, e quindi da qui anche la complessità dell'operazione che ci è stata raccontata, e quindi la necessità anche di riadeguare rispetto alle nuove regole che sono recentissime, lo ricordiamo, del 24 di febbraio, le regole del GSE, e quindi ancora ci vorrà qualche tempo, ma immagino che poi tutte queste CER nei prossimi eventi che organizzeremo nei prossimi mesi saranno tutte costituite e già funzionanti. Allora chiudiamo gli interventi di questa mattina invece con
l'intervento anche del Comune di Bagnaripoli. Prima il dottor Badiani ci diceva che il sindaco, per i motivi che ci ha evidenziato Carlo, il sindaco Casini, non è potuto essere oggi qui con noi, ma ci sarà l'intervento del dottor Enrico Minelli, che è l'assessore all'ambiente al Comune, e quindi la parola all'assessore per raccontarci l'esperienza del Comune di Bagni a Ripoli. Prego. Grazie mille, porto appunto i saluti del sindaco Francesco Casini, purtroppo non è potuto essere presente per la prematura scomparsa di Gio Barone. Vado a illustrare quello che è l'esempio che abbiamo avuto qua a Bagnaripoli. Ora, anche noi siamo partiti presto, non così presto come la collega sindaca Silvia, che sono partiti nel 2021, noi un po' dopo, nel 2022, con una manifestazione di interesse che però ha visto la partecipazione davvero di tante persone, più di 200 persone, tra quali anche associazioni ed aziende, immagino, cito per esempio Fendi, la nuova azienda che è nata sul nostro territorio. Ci aspettiamo anche la partecipazione di altri enti pubblici. Abbiamo portato avanti una collaborazione anche con il Comune di Greve e con il Comune di Firenze, proprio per cercare di portare avanti una comunità energetica tra più enti, e soprattutto, anche se al momento credo debba cogliere questa occasione, anche il nostro ospedale, visto che c'è un ospedale, quello di Santa Maria Annunziata, che gravita sul nostro territorio e che è sicuramente un soggetto molto energivoro, al quale veramente la comunità energetica potrebbe avere un ottimo sviluppo. Devo dire, per quello che è stata la mia impressione, che c'è stato un grandissimo entusiasmo iniziale per le CER, ripeto appunto una partecipazione monster con degli eventi anche online che avevano più di 100 partecipanti. Poi piano piano però questo entusiasmo si è un po' affievolito anche per i ritardi con i quali il governo ha emanato i decreti attuativi. Ora sicuramente siamo nella fase nella quale invece possiamo dare vita a queste share, però bisogna anche riallacciare quel rapporto di fiducia con i cittadini, che magari dopo un po' di tempo hanno detto: ma è qui che succede? Che cosa sta succedendo? Come mai le comunità energetiche sembravano essere prossime alla partenza, non sono ancora partite? Sicuramente c'è un aspetto burocratico che complica la Costituzione. Inizialmente, ad esempio, poteva essere visto come un impedimento, poi non lo è. Quello di avere più cabine sul nostro territorio, per esempio a Bagnaripoli abbiamo 3 cabine, poi abbiamo individuato la 634 come la cabina primaria che individua delle 3 frazioni più popolose, cioè Antella e Grassina, mentre la frazione di Bagnaripoli è su un'altra cabina a metà con Firenze. E con quello potremo portare avanti una partecipazione appunto diretta. Tra l'altro, su quella cabina gravita anche il Viola Park, per dire, un altro soggetto sicuramente energivoro e del quale svilupperemo in un secondo momento. Poi abbiamo una terza cabina un po' più periferica che condividiamo con Punta Sieve, per dire la particolarità del nostro territorio. E sicuramente, ecco, siamo nel momento della Costituzione e nell'individuazione della forma giuridica, saremo orientati per quanto riguarda la fondazione di partecipazione. A proposito, devo fare una premessa per quello che è stato un po' il nostro percorso. Noi ci siamo attivati insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, che ha finanziato attraverso Silloc ed Energy for Com una mappatura del nostro territorio per individuare quali potevano essere, diciamo, le soluzioni migliori da portare avanti, sia come costituzione della comunità e sia anche per quanto riguarda il soggetto giuridico. Questi, diciamo, approfondimenti e studi hanno portato al fatto che sul nostro territorio meglio potrebbe essere la costituzione di una fondazione di partecipazione, però siamo aperti anche all'analisi con cittadini e con associazioni. Voglio citare anche
il Comitato di Villa Magna, che è un'associazione molto attenta sul territorio, che ha portato avanti anche un documento per migliorare la regolamentazione delle comunità energetiche, un documento rivolto chiaramente al Parlamento e al Governo per rendere ancora più, diciamo così, attrattiva la comunità energetica nei confronti dei cittadini. Quindi da questo punto di vista, ecco, siamo al lavoro con loro, abbiamo la scadenza elettorale, credo che l'hanno ricordato anche Irene, l'ha ricordato nel suo intervento e gli altri comuni, e quindi in qualche modo cercheremo di fare il possibile per dare il testimone alla prossima amministrazione in una costituzione della comunità energetica. Questi appuntamenti, vorrei ringraziare infine la Camera di Commercio, sono molto interessanti anche perché mettono a confronto le varie realtà comunali e le varie situazioni. E oggi sono venuto per esempio a conoscenza del lavoro fatto dal Comune di Montevarchi, e sicuramente può essere una, per esempio, una finestra che si può aprire per il nostro comune o comunque da analizzare. Quindi, ecco, dobbiamo sicuramente favorire gli scambi tra amministrazioni, e in occasioni come queste sono molto interessanti, quindi vi ringrazio davvero per l'aiuto che ci date. Grazie. Prego. Conosciuto, eh? Ah. Adesso, oggi non sbaglio, assessore. No, no. Nel suo comune, così come in quello di Firenze e poi su percorrendo l'Arno, ci sono delle briglie, quindi energia idroelettrica. A me pare che sia un dono del cielo includerla nelle share. Ci avete pensato? Ti ringrazio per la domanda, perché mi dà l'occasione proprio per sottolineare questo aspetto, sì. E tra l'altro in collaborazione anche con la Regione Toscana, con l'assessora, anche all'ultimo volta che siamo andati insieme proprio a vedere le briglie, anche quella che nascerà sul territorio di Bagnari, poi abbiamo proprio parlato di questa occasione, di questo sviluppo. Sicuramente ecco un altro di quegli elementi che potrebbe veramente espandere e dar vita a una comunità energetica vasta, e soprattutto anche a far percepire ai cittadini l'importanza di creare poi una comunità energetica. Quindi assolutamente sì, ed è un'occasione che dovremo sviluppare anche con una regolamentazione fatta per bene ad hoc sulle varie fonti energetiche presenti sul nostro territorio. Grazie, allora a questo punto siamo veramente alle conclusioni, e a questo punto chiamo il segretario generale, dottor Giuseppe Salvini, è arrivato in perfetto orario. Noi abbiamo spostato di 15 minuti la fine dei lavori per consentirti di arrivare, sappiamo che eri impegnato da un'altra parte. Quindi io è solo un saluto brevissimo perché siamo rimasti in pochi, giusto per salutare, ringraziare i nostri relatori che hanno partecipato oggi, i nostri partecipanti. È una giornata complicata oggi perché a Firenze abbiamo mille eventi, abbiamo la fiera didacta che parte oggi, in cui la Camera di Commercio è un soggetto promotore e organizzatore, inauguriamo una bellissima mostra a Palazzo Strozzi, la Camera di Commercio è socio della Fondazione Strozzi, per cui è un grande evento con grande riflesso turistico. Abbiamo i 150 anni del mercato di San Lorenzo, che anche questo è un evento a cui la Camera partecipa, per cui ecco, però ci tenevo ad esservi, perché questo è un momento importante, altrettanto importante questo delle CER, perché è un appuntamento che noi facciamo guardando più al futuro che al presente. Quindi è un'attività importante anche questa tour che noi abbiamo inaugurato, ormai sono passati quasi 3 mesi qui a Firenze, con dei modelli organizzativi di CER che mettiamo a disposizione dei comuni, delle imprese, delle istituzioni in senso più ampio, ecco, anche per derivare, come dire, un parametro organizzativo. Noi crediamo che su questo tema sia indispensabile, Antonio e Silvia, che abbiamo, voglio dire, insieme
come dire, ingegnerizzato anche questo percorso, questo format che gira la Toscana. Questo è un percorso che passa da Firenze, poi continuerà verso altre camere di commercio. L'obiettivo importante è quello di sensibilizzare, perché su questo tema noi crediamo che molto debba essere fatto per avvicinare la platea delle imprese su questi temi che rappresentano il futuro. Ancora vi è molto stacco, veramente molta distanza in termini di percepito, in termini di sensibilità. Guardate, noi abbiamo l'esperienza dello sportello energia che tutti i martedì è a disposizione delle imprese. Ecco, lì percepiamo come ci sia il bisogno, ma non ci sia ancora chiarezza su come soddisfare il bisogno. Quindi è importante questa attività di sensibilizzazione. Vi dico anche che come Camera di Commercio Firenze noi abbiamo avviato una serie di bandi importanti anche sul discorso energetico. Noi diamo contributi alle imprese, probabilmente i colleghi ve l'hanno già detto, che vogliono attivare consulenze per le energie rinnovabili, studi di fattibilità, consulenze specialistiche. Abbiamo lo sportello energia tutti i martedì a disposizione, facciamo un'intensa attività formativa. Crediamo che con questi ingredienti, ecco, si possa arrivare ad una maggiore sensibilità diffusa su questo tema che, come vi dicevo, sicuramente, chiaramente rappresenta il futuro. Ringrazio voi che siete stati stamattina qui ad ascoltare questi modelli organizzativi, le novità del decreto che sono dirimenti, determinanti per cambiare marcia. Ringrazio i nostri relatori che sono bravissimi, che ci accompagnano alcuni in un percorso regionale, perché questo, ripeto, è anche un progetto finanziato dal sistema delle Camere di Commercio italiane sul fondo di perequazione, quindi ha un perimetro chiaramente regionale. Grazie a tutti, un appuntamento, un arrivederci a presto, perché faremo altri appuntamenti sicuramente, ecco, con al centro questo tema. Grazie e a presto, arrivederci. Carlo era già in pole position.